Auguri suonatore Jones! <ride> auguri! <ride> auguri al suonatore... Ma sul fatto se la volta che tipo dona praticamente ogni giorno... Non ho capito niente, Luca. No, Dopo la leggo, dopo la leggo. Volevo fare i miei più sentiti auguri al suonatore che compie 83 eh, anni. Auguri suonatore. E ragazzi... E ragazzi, non posso... Non posso non fare eh, ho, ti ho scoperto che mi spii Turin ah, adesso il mio best friend eh, presidente, presidente ma, anzi il suonatore voleva chiederle se, se lei le, le potesse fare gli potesse fare un regalo al suonatore sarebbe molto gradito ovviamente monetario se è possibile eh, ciao a tutti benvenuti ragazzi stavo dicendo non posso non posso non fare la dedica Ah, eh, al suonatore Jones mi sto andando a fare una sauna dopo vi ascolto va bene anzi Matte io dopo guarderò il video insomma se vuoi intervenire ti faccio anche intervenire mi hanno appunto riferito cosa è successo ieri e quindi ovviamente andremo a vederlo io stavo dicendo non posso non fare la dedica al, al, al main al main suonatore Jones main ormai neanche più tanto a quanto pare no scherzo sempre main nei cuori e eh, amico suonatore Jones e voglio dedicargli questa canzone che è dedicata a noi. Molti di voi la sapranno già perché è la canzone mia del suonatore. Insomma, gliel'ho dedicata più volte. Qual è il miglior giorno per dedicargli? Ciao, ciao, Raduigno. Eh, per dedicargli una, una canzone per il suo 26 ventiseiesimo compleanno. Ciao, Punk. Ehi, da, da quanto tempo? Ragazzi, io eh, mi eh, diretterò con le mie doti canore eh, molto scarse guardate un attimo che metto a posto qua ok, perfetto eh, questo è per il, suonatore, per il suonatore ti amo suonatore, lo sai eh, che sei l'unico uomo con cui eh, diventerei omosessuale lo sanno, lo sanno tutti ormai voglio, dire. voglio dirlo pubblicamente, l'ho già detto auguri testa di cazzo esatto, auguri testa di cazzo vado con, vado con la canzone dedicata a suonatore di Adriano Celentano Una carezza in un pugno che è tra l'altro anche il titolo No, perché ta talvolta sono tua gli voglio dare una carezza, talvolta gli tirerei un cazzotto sotto i denti. Mi esibisco, chiedo scusa eh, per ripeto per i minuti canole eh, non, non eh, eccellenti, però sarò pur sempre meglio di Greenbound. Grazie a tutti per il sostegno, grazie a Fabio Z per i complimenti. Sicuramente, meglio delle cacate di canzone che faceva lui. Comunque è stato sbandato Fabio Z. Notizia da poco. Comunque reageremo lo stesso al suo ultimo saluto di ieri, non vi preoccupate. Nezza è passato a farci un salutino, sono molto contento. Come vede Fabio Z, io non ho bisogno di bannarla nel canale. Perché se lei scrive qua, il cazzo in culo glielo ficco lo stesso. Tra l'altro, ti avevo offerto di tirartelo veramente il cazzo in culo. Tu mi hai detto ok, poi dopo hai cambiato idea. Peccato Fabione. Eh, avrei fatto sesso anale con te molto volentieri. Eh, comunque, comunque ragazzi, oggi gran content di bassissima qualità. Come al solito, come al solito. E eh, ah, tra l'altro, mi hanno pure tolto il follow. Mi hanno messo il follow adesso. Che carino Fabione. Grazie, no, Valente, suonatore. Eh, fate gli auguri spam di auguri suonatori in chat. Eh, gli, voglio, gli voglio bene, comunque. Gli ho dedicato una carezza in un pugno, ma tu sono tu dicevi. Eh, Com'era l'altra canzone di Però in realtà questa è la prima che ti ho dedicato. Eh, se ti ricordi, se vedere nei VOD. È la prima, perché, eh, insomma, eh, comunque sai che sono geloso. Eh, cioè, non sono, sono geloso degli altri uomini. E eh, so che tu, comunque a mezzanotte pensi ad altri uomini, però io comunque ti amo lo stesso, e poi soprattutto per il titolo: Una carezza in un pugno. Cioè, è proprio no? Perché noi ci vogliamo bene, però, ci meneremmo molto volentieri. Quindi. Eh, ciao Steve, benvenuti a tutti, ragazzi! Ciao outsider! Che cazzo, durissimo! Eh, sono molto contento dall'inizio live. Che ce l'hai duro? Guarda che sei a moscia, è che vieni, duri tanto, outsider. Non pensavo durassi poco. Comunque, stavo dicendo, stavo dicendo che oggi, come potete leggere, abbiamo, vabbè, come, come antipasto, il subgate è un po' deludente, devo dire la verità, Confronto al botgate de, bot, bot del Cerbero, ma penso sia la parte 1, quindi c'è ancora tanto da fare. Ciao Lusvetto, ciao Luigi, ciao Zimighe, ciao Suonatore, eh, non solo salutato, l'ho anche spompinato, ciao Bicchiere. Insomma, vi saluto tutti appena mi vedo in chat. Ciao Alienone. ah quindi anche un secondo di te è stato un deludente. Anche secondo me, nel senso che speravo, cioè mi, mi, mi pensavo proprio una live dura. Anche con l'ospite invece era una chiamata registrata. Vabbè, comunque, eh, GG per il Cerblo, nel senso che questa è una cosa che andava un po' chiarita perché erano ormai giorni che si parlava, anzi mesi in realtà. Se vogliamo essere sinceri, anche per le sabbe russe, eh, che si parlava di questo nuovo avvento su Twitch Italia. Non ce ne facciamo mancare una. Un bacione, con dedica Karim. Ciao Alebina, ciao Alebina, Buonasera a Palle Uomo. Wide, puoi mi fai vedere uno screen di mesi fa facendo intendere che sia uno screen di ieri? Ah, eh, no, Ho capito, ho capito cosa. Eh, cosa, di cosa. Di cosa stai parlando, caro. Palle Uomo, ma non so perché hai le prove che non fosse di ieri quello che ha fatto vedere. Hai le prove, Palle Uomo? Perché se così fosse. Ah, scusate, ho tolto un po' di stucco. Confermato dal diretto interessato Ah era una gag Ah era una gag Ciao Frapper come stai carissimo Ah era una gag Buonasera Fitz Buonasera Ah era una gag Ah ho capito Ah no no gag eh. Si è reso conto lui per sbaglio Dai no, eh, Palleuomo se vuoi puoi entrare su disco non me lo dici dai Poi me lo spieghi O in privato come preferisci Va bene ragazzi Allora tra poco iniziamo Avvisate tutti eh, mi raccomando, vi voglio ricordare, come fanno anche i moderatori di un certo livello, tra cui Erminio, nonché ex mestruolindo, eh, di donare. Mi raccomando, qui dobbiamo riempire questa barretta qua. Quindi, se volete far parlare il test to speech, usate, oltre che i bittini, usate anche i soldini, così vanno. Qua e abbiamo questo evento che può diventare veramente un evento incredibile, cioè l'evento meme del Cerbro, i boss cartò eh, stupefatti. E poi abbiamo beh, le sabine, ragazzi, vi devo ricordare che comprarmi gratuita, no, penso che voi lo sappiate, se no mi offrite anche babbi. Mi raccomando, rinnovate, dobbiamo, abbiamo bisogno di soldi in questi giorni, eh? mi raccomando perché dobbiamo risalire un po' con le sabb, probabilmente faremo la maratona, come ormai ripeto da giorni, sarà dopo il 15, così tiriamo un, so, un po' sui guadagni, perché se qua siamo al pozzo. Eh, no me lo offre a me, a me serve il kebab Turi. da lei il kebab insomma eh, si vede che lei è un alto spendente cioè gli occhialetti d'altronde quindi e eh, dopo Subgate ci godremo il contenuto offritoci da offriteci, 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 si dice eh? non lo so. da Matteo Saba contro un ennesimo Fuffaguru non so di cosa stiamo parlando perché non sono riuscito a vedere il bot Grazie Here per il supporto Donate ragazzi solo per oggi tutti i soldi andranno a me per comprarmi una chitarra nuova vero, grazie mille vi voglio bene è vero mi ero dimenticato di dire questo donate perché i soldi andranno per il regalo del suonatore e, cosa stavo dicendo abbiamo il futuro e poi abbiamo l'ultimo saluto di Fabio di ieri perché abbiamo visto che oggi è stato sbannato comunque come Fabio sa ehm, a me sinceramente che lui sia bannato o meno non mi cambia un cazzo tanto era un essere inutile, rimarrà un essere inutile nella mia vita. Eh, è passato anche a farci un salutino, forse perché voleva farci vedere. Ehi, sono qua, sono vivo. Posso tornare a fare il pezzo di merda su Twitch? Sono io. Ciao, ciao, sono Mister Mi Guardi, guardami. Ciao. Comunque è tornato, è tornato Fabio Z. Ma tanto ripeto: a me che la gente, anche per quanto riguarda Sbeat cioè noi facciamo lo show God, eccetera, ma a me, sinceramente, di questi personaggi mi ci sciacquo il sottopalla la mattina. Per cui. Eh, possiamo andare avanti, va bene. Avete avvisato tutti? Partiamo. Ci siamo? Dai, sì, siamo sui 100. Quindi direi che possiamo partire e eh, godiamoci questo, questo antipasto di content. Con chiamata a un venditore di sub false, ecco come funziona. Subgate, vediamo un po' il nostro Marra che si diletta nell'arte dello sbirro. Vediamo un po', vediamo un po', una domanda. Ti vorrei chiedere nello specifico, cosa sono? Dimmi, offerteci. Offe, offe, Cos'è scritto? Offertoci, offertoci, scusi, palle uomo. No? Mi mancava il termine prima, grazie mille, grazie mille. Vediamo che c'è anche un editing di tutto punto a, 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 a regola d'arte del signor Marra. No, prima, diretto interessato, scrinnato, non scrinnatore. Ah, ok, vabbè, palle, però, o mi dici: le, cioè, o entri e mi racconti, o se no me lo dici poi in privato, perché se no si capisce un cazzo, sono la gente poi facciamo gli insinui e basta poi mi spieghi dopo la live se vuoi 5 minuti ci mettiamo qua e, e mi, mi spieghi tutto andiamo a vedere, andiamo a vedere il, il subgate ragazzi prima domanda ti vorrei chiedere nello specifico cosa sono queste sub di cui si sta parlando ultimamente allora queste sub di cui si no, sta parlando ultimamente sono in poche parole dei, dei, Here comes dei the money. Sì, grazie è partito oh. anche un piccolo hype train mi raccomando deve deragliare eh Perché, qui appunto è il canale Epigono, ciao Rospo. Ah, ma è Rospo quello vero? Ma è Rospo quello vero, non so chi è. Non era Rospo, eh, sì, era Rospo, no? Era... È Rospo, sì, è quello vero, sì, salve Rospo. Beh, anche se non è quello vero, lo saluto uguale come Rospo. e eh, Stavo dicendo, ehm, stavo dicendo, eh, mi raccomando, facciamo deragliare perché non siamo sul Cerbro Podcast, siamo sul canale di Wish dell'Epigono del Cerbro. Quindi, mi raccomando, qui si deraglia, non si fanno gli hype Train, eh? mi raccomando. Here comes the money! Per il Solo per il suonatore e oh. per la musica. Ok, perfetto Auguri. Solo per suonatore e per la musica. Hawaii di al vero Quadrifoglio Stellino. Ovviamente tutti i soldi verranno girati a suonatore, ragazzi. Avete dubbi. Cioè, ovviamente non mi terrò un euro di questi che state donando. Eh? Ti da terze persone a quantità infinita che possono abbonarsi a un tuo canale. Con lo Però scopo scusate, di io mi sono perso. Tutto allora, questi sabbi di cui si sta parlando okay. ultimamente sono. In poche parole. Dei, dei prime creati da terze persone a quantità infinita che possono abbonarsi a un tuo canale con lo scopo di un guadagno illecito. Come vengono create queste sub? Come vengono create? Nello specifico, c'è un metodo che è conosciuto veramente da poche persone. In cui, in poche parole, per far capire il concetto, hai questo programma qui che Alla ti zero. crea degli account prime. Per ogni account Prime ti servono tot proxy e tot VPN. Quindi dietro a ogni Prime c'è una spesa. Quindi il fornitore dalle spese, che ha fa un prezzo a sub a stock per i Prime. Ah, ok. Quindi, qua eh, vediamo a scoprire qualcosa di nuovo. Nel senso che io ero convinto. Eh, dai, suonatore, faccio il bravo. Eh, io sono convinto che ehm, ero convinto scusate. Per il fatto anche del suonatore che gli è stato ciurato il Prime e non solo a lui. Che ci fosse, però, appunto, qui si parla di un metodo, non so se ce ne sono anche altri, se ne parlava anche ai tempi di Ercole, mi ricordo, eh, l'aveva spiegato lui, che l'avevano contattato per questa cosa, ehm, che praticamente, insomma, quello che vi avevo raccontato anche l'altro giorno, che quanto ne sapevo io, eh, praticamente erano prime rubati, quindi reali. Ehm, che poi venivano utilizzati in altri canali no? quindi tu compravi un Prime reale qui a quanto pare li crei un po' cioè li fabbrichi, fabbrichi dei Prime a quanto pare, quindi è un, diciamo, è un altro modo penso, perché ripeto, era molto credibile quella cosa lì tra l'altro, ciao Ronin tra l'altro, eh, diciamo ehm, eh, supportata anche da alcuni, eh, diciamo, alcune vittime tra cui il suonatore Jones appunto che, eh, a cui avevano ciulato il Prime quindi vuol dire se l'ha anciulato lui l'avrà anciulato anche gli altri mi pare che non era un altro anche un'altra persona mi ha detto che gli era capitata a cui qualcuno in mezzo è mai capitato di trovarsi il prime in un canale dove non l'aveva fatto per dire sto centinaia di persone il so, conferma tutto perché appunto quindi questo probabilmente è un altro metodo no a te eh? no seriamente però a me mai dai vedi alieno. non è che c'è un momento per trollare e un momento per essere napoletani e tu sei sempre un napoletano come cazzo è possibile È incredibile sto scherzando ovviamente eh, a te professore, no veramente... Why dice B? La chat crede B. Cosa, quella cosa B. Non ho detto B, io ho detto che per quello che ne sapevo io, ovviamente non sono come Marra che ha parlato direttamente con un creatore. Vabbè, comunque, eh, se qualcuno gli è, gli è capitato, insomma... Ehm, io da una certa... Iosa, una barella... No, no, Alebir. Vedi anche alle Alebir. Comunque non è... È capitato molto spesso questa cosa qua. Infatti per quello vi chiedevo in chat se qualcuno gli era mai capitato. Buonasera Ingrid, buonasera. Mi stavo chiedendo quello, va bene. Andiamo avanti. Hanno proprio un programma che si basa sulla creazione di account con eh, prova gratuita. Questo programma. Qui poi tu. Perché rimetti... se eh, di solo il Prime. A questo punto ti inculano l'account. Eh, infatti, probabilmente una, era una specie di hacking dove loro, no, perché loro rivendevano i Prime, ok? Allora interessava solo quello. Non so cosa facessero. Il video dice che usa un programma. Ok, no, no, ma infatti, magari è tutta una cazzata. Io non ho le prove di questa cosa. Ho eh, almeno due o tre persone a cui è capitato e ne parlava anche Ercole ai tempi. Magari dopo lo ritrovo il video, lo possiamo anche guardare. Ehm, che lui invece aveva avuto un contatto con qualcuno che gli parlava di questa cosa qua un po' come ce l'ha avuto Marra e quindi vi racconto quello che ho sentito ovviamente non, non sono io che ho fatto come Marra un'intervista a un venditore di sub per cui vi racconto quello che ho sentito ovviamente ho sempre detto penso sia così non è che posso essere sicuro non vi, non vi do fake news non vi preoccupate direttamente il nome del canale Twitch che vuoi buttare gli vedi gli abbonamenti che arrivano tutti insieme no quella è ancora un'altra cosa mister clip quella è ancora un'altra cosa io sto parlando poi vi faccio vedere il video poi vi faccio vedere il video No, queste, mo, quella del, del casino è molto più recente, che potevano, quella è un'altra roba. Poi vi faccio vedere il video. E si pigliano i soldi dal, dallo streamer. Ok, quindi uh, perché ovviamente sono è state... Però io interrompo... Però poi, poi tu li metti direttamente il nome okay, del canale ecco. Twitch che vuoi buttare, gli vedi gli abbonamenti che arrivano tutti insieme e si pigliano i soldi dal, dallo streamer. Ok, quindi uh, perché... Ovviamente sono state fatte varie ipotesi, eh, adesso ci stai spiegando bene come funziona, eh, quindi non è essenzialmente un clonaggio. Grazie per il treno perso ragazzi, ottimo lavoro come sempre, vi voglio bene. E non sono ironico, non so, sapete che i treni qua basta, sono banditi i hype train. ...una determinata carta, o rubare una carta e poi creare da lì a, no, no. a, a catena del, degli account Amazon essere. Prime, ma si creano proprio da zero fondamentalmente. Esattamente. Esattamente okay. da zero. In sostanza il fornitore deve aver bisogno di un VPS che è un Virtual Private Server che è, in poche parole un PC privato che ha affitti online in base alle, alle componentistica poi paghi tot prezzo fanno andare questi VPS tutto il giorno in base alla, alla clientela che hanno, alle richieste che hanno perché ovviamente non posso lasciare il PC acceso che crea sub tutto il giorno affittano questi VPS, fanno andare le sub come ti spiegavo prima con il programma loro. Vuoi allineare il tuo sorriso e no, migliorare no. la tua salute mentale? Eh no, eh. Ma come? Ma scusate! Fate la monetizzazione sull'informazione cioè, sull sulla piattaforma in che. Cioè. No, ma qui non andava fatta la monetizzazione, ma c'era podcast. Ma. Eh, dai. Ah, cazzo, questo è free to use, cioè. Ah. ovviamente sto scherzando, eh. Ovviamente, sto scherzando. Bravi, monetizzate. È giusto così 3. il network di si i VPS, e i VPN, e i proxy, questi fornitori. In che modo più che altro si sono affacciati anche al mercato italiano? Allora, più che altro, il mercato italiano si è avvicinato a loro, dato che questa cosa qui c'è da tantissimi anni. Dunque, raga, posso dire che son cioè, Marra che mi guarda così, ragazzi, io non ce la faccio, cioè, mi scioglie. Cioè, Guardate che sguardo, non, sono, non potevano mettere uno schermo nero. Un... Cioè, mi distrae, mi distra non riesco ad ascoltare il... È proprio bello, cioè, Chad, è incredibile. ...anni saranno da almeno 4, 4 anni e mezzo/5 anni che c'è questa cosa Switch. Diciamo che gli italiani si sono affacciati a loro perché sono venuti a conoscenza di questo mondo e di questo potenziale guadagno, si sono avvicinati a loro. Quindi diciamo che a questi fornitori si è espanso sempre di più il loro mercato. Ok, ma si parlava di fornitori russi principalmente? Sì, principalmente sono fornitori russi che lo fanno, ma eh, può farlo letteralmente chiunque. Ti possono riconoscere sub del genere esaminando un canale Twitch? Per, per capire se qualcuno se le botta bisognerebbe stare negli orari tardi la sera perché in base al, agli orari come ti dicevo prima che i fornitori la maggior parte sono russi hanno 8 orari. E ti bottano le sabbia a una certa ora, solitamente si mettono d'accordo con lo streamer, gli dice tu a che ora streami, così te le botto quando sei fuori live, verso la sera quando nessuno può essere in chat. Chiaro, infatti diciamo che lo scandalo, tra virgolette, in Italia è scoppiato perché eh, questo streamer Joker ha ricevuto donazioni sospette mentre erano in live. Quindi esatto. da una parte uno... Potrebbe dire sì, effettivamente l'hanno fatto terzi contro la sua volontà perché sarebbe stupido oppure un errore. Magari ehm, di nella... gioca. Comunque, qua che è scattato il panico eh? su tutta la piattaforma perché adesso ci saranno tanti lurcatori a tarda notte. Venite a controllare il mio canale! Venite, pezzi di merda! 190 sub tutte real, ragazzi. Il guadagno è tutto. Magari mi bottassero. Se qualcuno volesse bottarmi verso le 2 del mattino mi chiami, io tanto sono sempre sveglio, elimino tutto, faccio, nascondo tutto sotto il cuscino come facevo quando mi facevano le perquisizioni. Ah, no, questo non, non lo dovevo dire. Vabbè, andiamo avanti. Ah, nel concordare un orario preciso, eh, però effettivamente, facendole mentre lo streamer è online, si crea quello che abbiamo visto con Joker, quindi. Questo esatto. ragazzo che ha ricevuto tantissime sub a pioggia, con nomi strani, e ovviamente con un intervallo di secondi. Sì, ma quelle non erano, però quelle erano bot, dai raga, quelle non erano sub vere. Cioè, quelle erano praticamente dei bot che scrivevano la sub, secondo me era un trollino quello, dai. Non umano, chiaramente, eh, da automatizzazione. Ok. Eh, andiamo verso la chiusura, eh, tu sei a conoscenza di canali italiani che hanno avuto? Non ho capito questa parte. E eh no, saliva il counter. Cioè abbiamo la prova di questo? Erano severa. Abbiamo la prova perché in, in, nella clip di clip rettiliane non si vedeva questa cosa. Se eh. cioè qualcuno ha una clip dove si vede perché noi non l'avevamo vista, hanno confermato. Ok, però io non ho mai visto una clip. Ok, allora sono confermato. Alzo le mani perché io ho rimasto alla clip di clip rettiliane in cui non si vedeva il counter. Che allora se salivano, grave. Allora se salivano, grave, grave, molto grave. Eh no, nella clip non si vedeva, infatti è quello. Chi ha confermato? Palleuomo, Che che ci ha dato questa info? Che era. Ne For ah no, forse è vero, forse l'aveva detto anche. Ah, Joker stesso. Ah, ok. Ah ok O attualmente hanno delle sabbie illecite? Di sì. questa tipologia? veramente molti. Il fatto è che i canali piccoli che lo fanno riescono a farlo fino a un tot perché dopo un po' Twitch li scopre, li blocca i pagamenti, li manda tutti in fase di, di verifica. Invece i partner, se la gestiscono bene, possono continuare a guadagnare, nessuno li rompe il cazzo. Ah, perché, okay. ovviamente, Aspetta, si, si, si mette. Okay. Non ho capito bene questa parte. Eh, andiamo Scusate. verso la chiusura. Eh, tu sei a conoscenza Se non di. Ho la differenza tra partner e non partner. I canali italiani che hanno avuto o attualmente hanno delle sub illecite di sì. questa tipologia? Veramente molti il fatto che i canali piccoli che lo fanno riescono a farlo fino a un tot perché dopo un po' Twitch li scopre, li blocca i pagamenti, li manda tutti in fase di, di verifica. Invece, i partner se la gestiscono bene, possono continuare a guadagnare nessuno li rompe il cazzo. E non capisco, ah, perché forse Twitch dice: Vabbè, siccome non sei partner. Ma per il numero di sub, però se io sono senza partner, tipo se lo facessi io e mi bottassi tipo 10 sub al giorno, non se ne accorgono dai. 10 sub al giorno. Ah, dici che poi i partner non li controllano. Mm. Dite così voi. Ok, però sarebbe che... Beh, cioè, è un po' questo a me che mi ha lasciato un po'... Lo spiega dopo Wide, Ok, ok, ok. Io non l'ho visto fino in fondo, eh. Non l'ho visto fino in fondo perché ieri sono andato a suonare. Perché ovviamente si, si mescolano assieme a quelli reali. Esattamente. Da meno nell'occhio, chiaramente. È cioè, ovvio, certo, che sono più stati... C'ha 6.000 sub, se ne prende 500, 1.000 massimo. Esattamente. Ok, ok. E tu appunto l'hai scoperto come analizzando durante questi orari? Aprendoti le chat. Analizzando sia gli orari e ai tempi c'era un sito che ti diceva esattamente quante sub aveva un canale, e guardando il nome, se conoscevi il canale, ti fai due domande. Questo canale non streamerà tre mesi, c'ha cioè 4.000 sub, com'è possibile? Si botta i primer la sera. Ok, vabbè, per quanto riguarda canali inattivi, sì. Ovviamente è più facile da da sgamare e tu hai visto questo anche in italia si sì, tantissimo ma tipo se vuoi fare qualche nome mm, ma i tempi c'era vuoi guadagnare online te lo sconsiglio ah, vivamente ah, 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 e i metodi due, che eh? ci sono oggi ah, quelli che provano ah, ah, ah. a venderti guro in anno Disco. quante visualizzazioni ha sto video 16.000 mm. so soldi eh. so soldi eh. che ormai adesso okay. è stato okay. permanentemente bannato lui era un chiaro esempio di okay. sabotate permanentemente bannato per questo motivo No, prima ha bannato peraltro, però era in fase di, di verifica anche lui per sta roba qui. Ok. Attualmente c'è qualche canale sospetto, indipendentemente dalla volontà dello streamer, però diciamo dei, dei sub che si è riuscito a sgamare. Poi ovviamente non sappiamo se è la responsabilità dello streamer stesso o terzi. O di terzi. Di canali in questo momento... Però posso dire, posso dire una cosa, cioè nel senso... Prendiamo con esempio Joker. Cioè, come cazzo, è possibile che qualcuno faccia questa cosa che gli costa i soldi? Perché dicono prima che comunque ha un costo creare queste sub Prime. Che lo faccia per danneggiare lo streamer. Cioè, non ha molto senso questa cosa. Cioè, io. Eh, giustamente Marra dal beneficio del dubbio. Però io quello che voglio dire è: quanta, quanta probabilità c'è che ci sia qualcuno a cui viene fatta questa cosa contro la sua volontà? Dai. Ah, i 17 centesimi, eh, somma, lì comunque, cioè, più di quanto sia, c'è chi è che spende dei soldi, anche pochi, pur di... Ho capito Luigi, non è che se lo spammi 50 volte, non l'ho letto. Ho capito, ho capito, questo l'ho seguito anche ieri. Però mi sembra un po' strano, cioè, che ci sia qualcuno che poverino, vittima di questa cosa. Ciao, Ettore. Però, giustamente Mara lascia ben vincere il dubbi, se devono anche parlare il culo. Siamo avuto botte in palese come... Po, eh, come poche cose, ma loro non diranno niente, diranno qualcosa eh, solo se beccano qualche streamer che gli eh, sta sulle palle. Ma loro dicono Joker perché è fratello di Ciccio, ok. Boh, non lo so, no, io non voglio neanche dire che il Cerbero stia facendo, no. Giustamente Marla dice così, perché così almeno, eh, insomma, sono col culo, non vogliono essere insinui. No, Però io mi voglio permettere di essere un po' più insinuo e dire, secondo me, la percentuale, ci cioè, sarà uno su un milione che lo fa. Che non ma secondo me neanche cioè ma dai ma che cazzo è che subisce questa cosa dai sono soldi ma poi te ne rendi conto se una persona onesta lo vai a dire 17 centesimi vabbè scriviamo 17 centesimi ne sono anche abbastanza mm -hmm. qualcuno lo conosceva Quasi due goleador. ador non 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 mi rifare i nomi ok mario, mario gaming col vip manco c'ha la sub che vergogna io devo togliere sto vip ma non per la sub perché Già l'ha vinto ingiustamente, ok. Ci sta, ci sta. Poi magari approfondirò. Io. A 10 sabato togliamo al Vip a Mario Gaming, ragazzi. Io eh, anche con Lo questa vendiamo. cosa che mi hai consigliato quindi dici più o meno la fascia oraria per controllare queste chat? Qual allora, solitamente, se uno streamer fa le live fino alla sera, presto e pomeriggio, di solito se le buttano verso le 2-1, perché. Lo streamer deve rimanere sveglio in chat a pulire la chat. deve fare Ah, slash. ecco, certo. Deve devi stare in chat a fare clear chat, clear chat. Occhio. Clear chat, clear perché chat. Perché certo. se no entra uno e vede 40.000 prem che arriva. Dai, è come momento. lo spaccio. Cioè, prima di un man arriva in gli sbirri devi pulire tutto. <ride> come prima. E come prima di una perquisa. Devi nascondere tutto. Tutto nel cesso. Ho dato degli screen, vabbè, di questi pacchetti. Magari prendi 100 sub, 200, 500, eccetera, in modo che ci sia margine di un certo tipo, più o meno dal punto di vista del prezzo quali sono i prezzi medi che hai visto tu in giro, che conosci allora i prezzi che a cui ero a conoscenza io, che utilizzavo io erano 17 centesimi a prime fino a 100 sub 17 centesimi per caso? poi quando superavi le, le 100 sub arrivavi a un totale di 500 sub comprate quel mese lì dal fornitore te le faceva 12 centesimi l'una Okay. Però fino ai 100 le pagavi 17 centesimi l'uno eh, all'ingrosso, all bravo. Esatto, Marra. Come com quando vai al mercatino dell'usato: se prendi 100 topolino usati ti fa uno sconto. Amico, ma questo esatto. pacchetto è fisicamente un pacchetto? No, non è fisicamente un pacchetto. È una citazione, una stronzata. La devo mettere. Allora, ultima cosa, poi ti, ti lascio andare con i bit. Invece, come funziona tutto questo processo? Allora, con i beat, ai tempi adesso è un pochino più pericolosa la situazione, è molto più è una cosa veramente che adesso, come ora, perché per donare i beat, adesso utilizzano le carte. Ah, ecco quindi il discorso persone. delle carte è per i beat, non ah, per i esatto, grazie no. mille. Grazie mille, grazie mille per la Sabina. 7-3, bentornato. Ormai. 7 73 non si poteva vedere senza occhialetti. Grazie mille, ragazzi. Dai, ancora 9 abbonamenti e togliamo il a Mario Gaming. Sono molto contento. Dai. E prima c'erano vecchi account Twitch perché ai tempi Twitch ti permetteva allora, stavo di. stavo dicendo, scusate, prima di, di stoppare. Eh, ciao, Young. Eh, fate un SO a Young, per favore. Stavo dicendo, eh, mh, e, e allora era questa la cosa, però la... poi lo andiamo a vedere un attimo il video di ieri. Comunque vi faccio vedere che c'era questo video che si parlava di carte clonate per riuscire a prendere eh, insomma per rucciolare sti prime e poi darli insomma venderli. e venderli però a quanto pare qui solo per i bit. poi vi faccio vedere il video comunque non me lo sono sognato ve lo giuro esiste se, se c'è ancora il video però me lo ricordo molto bene l'avevamo anche rectato. Sì, di farmare bit e c'era un account veramente vecchi con tantissimi beat farmati e questi fornitori qua di sub beats li utilizzavano per darli ai canali e ti pagavano tranquillamente poi a fine ormai si sente tanto parlare Ancora. di possibilità di guadagno che vergogna c'è il bro podcast monetizzare alle spalle del mercato nero delle sub cioè veramente incredibile che vergogna c'è il bro podcast vergognatevi online e ci sono vari metodi di guadagno e che cos'è tutto sto monetizzazione Solamente che adesso non ce ne sono più di quegli account, lì non si possono più farmare bit e si utilizza il clonaggio delle carte per comprare i bit e poi donarle. Ah, ecco, vedi, allora quel discorso che facciamo eh, okay. sulle carte Stiamo vale postura. solo per i bit. Esatto. E lì si, si smezza col fornitore? Come allora, funziona? ci sono fornitori che ti chiedono a fine mese quando pigli l'entrata da Twitch dai una percentuale dei, del guadagno dei bit che ti ha dato e ci sono quelli che direttamente ti vendono i bit a tot prezzo tipo 15k bit a 15 euro 30.000 bit a 30 euro Incappia, ci fanno del, Senza, delle specie... Tanto loro la cosa incredibile è che loro non hanno la minima spesa cioè tanto è tutto hacking in pratica no sia per le sub che cioè, che giro di soldi è e vi posso dire una cosa secondo me qui c'è anche in mezzo ci potrebbe, pure, ci potrebbe pure essere un po' di riciclaggio. Guardate che il mondo, il mondo è peggio di quello che pensiamo, che già fa schifo, ma secondo me... Ma ce l'hanno la spesa, ma è minima, capisci Alieno? È praticamente zero e ci fanno... è una, una fabbrica di soldi. Questa cosa qua, una fabbrica di soldi e di mezzo, ripeto, può esserci pure un po' di riciclaggio. D'altronde, perché no? Perché qualche associazione criminosa... Non può investire in Twitch e dire: vabbè, io ci riciclo così i soldi. Per cui, questa è una. Non è una roba da poco, questa ragazzi. Eh? Non è il bot gate, eh? è roba più grossa questa. I proposti di contratto, tra virgolette, alcuni fornitori ci sono proprio. Ma comunque un po' è tutto riciclaggio, no? Vabbè, ma io con il riciclaggio intendo quello serio, di soldi veramente sporchi, di qualche attività criminosa seria. Io quello dicevo, chissà, poi mentre abbiamo le prove di qualcosa Ci, eh, ovviamente c di la parola riciclaggio io la intendevo più eh, per chi il riciclaggio lo faceva in altri modi che magari si è ampliato anche nel mercato online quello dicevo però sì sì assolutamente il cazzo sì sì no ma è palesemente questo è riciclaggio sia dei gruppi telegram dei canali... della Yakuza esatto esatto proprio della Yakuza stavo parlando della, della Yakuza ragazzi eh, esatto parlando. Dei modi anche dove si può acquistare molto facilmente un però, ovviamente fatto, sono, sono così illeciti. Bisogna stare attenti. Perché esatto, è truffe, chiaramente, molto eh, Chiaramente chiaramente sì, parliamo, parliamo di, di truffa. <ride> Strano che effettivamente Twitch eh, non riesca ad intervenire perché da quello che mi hai spiegato tu, non è così difficile capire la, la natura delle sub. Perché se arrivano comunque tutte allo stesso orario, cioè frutto di chiara automatizzazione esatto. Cioè, io, per esempio, anche quando ho fatto l'altra inchiesta sui bot, eh, ho visto che era molto facile eh, sgamare delle iniezioni di bot perché magari erano account creati nello stesso secondo, o che facevano follow a un canale nello stesso secondo, nell'ordine delle decine. E quindi, anche sulle sub è questo. Poi, non so, si può anche impostare un intervallo di tempo maggiore tipo... poi c'è da dire che per quello che dico questa contemporanea qui c'è un giro di soldi gigantesco nei bot c'era un giro di soldi ma poi ragazzi c'è veramente chi si botta i follower è un coglione c'è uno che paga per farti Cioè, dopo che io ho 10k follower cioè. un conto è bottarsi le spect ma I, i follower cioè su twitch quanto i follower non contano un cazzo io ho 7000 follower cosa 7000 persone in live cioè il follow su Twitch conta fino a un certo punto, nel senso che anche io ho follow a canali che non apro mai, per cui non... Dillo a Riccardo Rosario, ma su Instagram è già diverso, su Instagram è già diverso, io parlo di Twitch. Su Twitch eh, bot bottarsi follow è veramente roba inutile secondo me. Appunto. Tipo io Quindi qui... Parliamo di roba seria. Pro, da questo fornitore mille sub e eh, la suddivisione ovviamente sarà concordata, non saranno mille tutti insieme, mi auguro. Quindi saranno 100, 100, 110 esatto. botte, no? Sì, esatto, però quelle 10 cioè, eh, comunque magari arrivano tutte insieme comunque a... 100 100 allora vabbè sì sul Cerbero magari 100 non te ne accorgi là, su 5000 sub però già se ne hai 1000 2000 3000 100 sub un po' te ne accorgi eh. cioè se io vedo Joker il giorno prima supponiamo sempre Joker poverino povero cucciolo povera vittima Vedo 2.100, 2.400, 2.300 cioè che sale così a colpi di 100 e lo guardo tutti i giorni. Cioè Chi ti guarda tutti i giorni, secondo me un po' se ne accorge. Eh. Perché a me io lo vedo sempre, l'umore di sabbia lo guardo. Quindi cioè, se ti vedo un giorno, un giorno, un giorno e ti becco che nell'arco di quei 10 giorni hai fatto 100 sabbia al giorno, secondo me. Eh. Quindi boh, è anche strano che non sia uscita prima questa storia, secondo me. A quel orario sì. che mi hai detto tu? Cioè... Eh quindi in teoria anche vedendo la natura dell'account, quando è stato creato e altre cose, non dovrebbe essere così difficile incrociando i dati per loro sicuramente hanno. il fatto è che sono, alla fine sono veramente account, il prime è la prova gratuita e Twitch non può farci veramente niente perché è come se io fossi, non lo so in un, in un rave party con 50.000 persone e dico ragazzi ah, scaricatevi tutti i prime e fatemi la tutti in questo momento loro non possono saperlo se l'ho fatto veramente in quel momento lì Certo, perché, perché effettivamente quella prova gratuita esatto. a loro risulta reale, esatto. Mm. Certo perché le creano, eh, ok, bene, bene, perfetto. Allora, grazie mille per tutte le informazioni, ci hai chiarito sicuramente molti punti che erano rimasti. Grazie un po'... al pentito, è un pentito questo venditore di sub è un pendito di mano oscuri perché appunto è scoppiata un po' come una bomba in questi giorni anche qui su twitch italia ma è una cosa che a quanto pare va avanti da anni però adesso è molto chiaro va bene grazie mille vado a chiudere la registrazione di là va bene eh, ok no semplicemente allora comunque è top ci sta bella per il cerbero che eh, questa inchiesta andava fatta secondo me perché era appunto come dice giustamente va avanti da anni e secondo me ripeto è uscita pure tardi perché è strano eh, è, è strano che non ci, non, 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 ci sia, non ci si sia resi conto prima dell'esistenza di, di questa cosa poi tra l'altro ripeto pienamente prevedibile perché l'essere umano se può trovare un modo per fare dei soldi facili e, e riciclare appunto denaro, cioè nel senso eh, non, non è che la cosa che non mi stupisce per niente questa cosa qua, non è che mi dico wow incredibile, però non so, avrei fatto qualche, non so secondo me Marra si è limitato forse con le domande io qualche cosina in più gliela avrei chiesta eh, però ci sta ci sta, no, sono contento che sia venuta fuori questa cosa, spero che sia il primo capitolo perché appunto c'è poco, comunque si chiama Subgate, ieri c'è scritto parte 1, quindi Spero ci sia una parte 1, una parte 3 e che non sia come quella del botgate del Pippega. Che stiamo sempre attendendo la, la, è, la seconda o la terza parte del botgate del Pippega. Perché mi pare che sia rimasto un palleuomo da verificare, se non sbaglio. E quindi io spero che abbia verificato palleuomo Pippega. Pippega, noi aspettiamo sempre l'ultima parte del botgate. Eh? Lavoraci sopra, duro, duro. Detective Pippo. Eh? Mi raccomando che io purtroppo non ho gli agganci che hai tu, se no l'avrei fatta io sicuramente si pare buono si botta no è un bottatore non si botta un bottatore. Era, era, in, era in verifica nello, nel fantastico schermino del pippega noi aspettiamo sempre che il pippegone ci dia l'ultima parte del botgate l'aspetto da diversi mesi ho lasciato anche il follow al canale ma sono fiducioso che prima o poi la vedremo mentre questo subgate ragazzi ripeto stiamo parlando di un'altra caratura eh, qui, qui si parla di appunto di tanti soldi che girano di tanta gente che ci fa un botto di soldi eh, fottendo la piattaforma, quindi Twitch come al solito si diventa una piattaforma che ha tante debolezze eh, e che secondo me è uno dei motivi per cui non va bene, nel senso che è una piattaforma eh, lasciata un po' a se stessa, un po' abbandonata. Io, sapete, ho chiesto, ormai chiedo la partner da 3-4 mesi, e, mh, a me dispiace più che altro perché e, mh, giustamente loro dicono, no? a me mi hanno risposto. Non te la diamo. Inizialmente era che i numeri ancora dovevano essere verificati. Ora i numeri per, la sub, per la, scusate per la parna, Ce li ho tutti. Mi hanno detto: però il contenuto deve essere originale. Con questo, intendono che io non devo fare reaction. In poche parole, il mio contenuto principale non può essere reaction. Quello che mi fa ridere è che il ragionamento è giusto, perché effettivamente no. Cioè, se io entro su questa piattaforma e becco Wide Alpha e dico ma questo è un cazzo stato male. Grazie mille, Luca. Lei mi interrompe, Luca, mi interrompe sulla. Beh. Io ho una domandina. Perché uno dovrebbe riciclare i soldi in questo modo? Devi averli via digitali e non in contanti, e poi paghi molto di più di quello che entra? Non mi sembra molto smart come mossa. Sicuramente quelli con prime non sono riciclaggio visto che neanche pagano. No, quelli con Prime no, perché... No, in realtà no, perché per beh, quello che dicevano che per per crearle loro pagano, hanno un costo utilizzano, adesso io non sono, sono abbastanza boomer sotto questo ambito qua però non è vero, cioè in realtà in realtà no eh, quello che dici sul, sul, sul fatto che siano soldi online quello è vero, cioè nel senso che la mafia è una, è una grande fan de, del, de, della moneta, del moneta della moneta fisica del soldo, però eh, ragazzi non è che ci sono la mafia, cioè io quello che dicevo del riciclaggio serio di, di, di associazioni eh, che, di, 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 come si dice, di mafie digitali secondo me ci può essere perché no, perché no? io penso che eh, si stia già sviluppando siamo nel 2022 si saranno fatti furbi anche loro purtroppo purtroppo. però quello che volevo dire era comunque il discorso che facevo prima è che eh, su Twitch il fatto che loro mi dicano non sei una risorsa per la piattaforma e non ti da una partner per questo in poche parole traduco eh? non mi hanno scritto quello E che uno, cioè, no, non gli do del contenuto fruibile a un eventuale nuovo uh, approdato sulla piattaforma, però anche è anche vero che ragazzi, io dico ragazzi ai signori di Twitch, ai nuovi signori di Twitch, però su questa piattaforma qua va controllata, bisogna fare degli investimenti, bisogna che si faccia pubblicità alla piattaforma. Perché non è possibile che stia andando comunque così male. Gli spettatori si abbassano, i guadagni si abbassano per tutti. Quindi, è inutile che mi rompete il cazzo perché non porto contenuto originale se tanto nessuno entra mai di nuovo qua perché voi non fate pubblicità alla piattaforma. Io questo che dico è un po' l'incongruenza. Da un lato sono d'accordo, eh, diciamo con Twitch, che la gente non dovrebbe fare come me, dovrebbe creare contenuti originali per avvicinare altra gente alla piattaforma. Dall'altro lato, se non siete voi i primi a farlo, perché lo devo fare io. Nel che Twitch è uno dei motivi per cui la gente non viene perché non trova una piattaforma così sicura, così bella come era, magari, cioè come sembrava all'inizio. No, Twitch è stata una rivoluzione, è stata la prima piattaforma dedicata alle dirette, YouTube c'era già prima, però non era così, cioè streamare su YouTube fa ancora cagare ragazzi. Eh, vuoi che succeda su Twitch se il primo... Guai che succede a Twitch Se il primo della lista cosa non, non ho capito però sicuramente c'è quello che voglio dire che hanno ragione a dire ragazzi volete la partner volete diventare i nostri partner create contenuto nuovo eh? create contenuto interattivo non che si chiuda poi che sia un circolo perché poi alla fine quello che faccio io è così perché uno che entra e dice ma di che cazzo stiamo Perché è il subgate di che cazzo stiamo parlando chi è il pippega chi è Fabio Z che parli di questo chi so sti, sti rincoglioniti eh, chi sei tu eh, però effettivamente io non è che se vedessi una piattaforma che mi dà la possibilità di crescere invece io faccio un nuovo che so, mi invento un nuovo format ma chi se lo caga, chi se lo incula perché non ho gente che entra continuamente sulla piattaforma pubblico da pescare eh, devo cercare di raccimolare pubblico già interessato a qualcosa che già esiste io ho fatto questo format del TG Twitch perché so che c'è gente su Twitch a cui interessa questo format, questo tipo di format lo fa il Cervo, lo fanno anche tanti altri quindi è quello che vuol dire, io, è stata, la mia è stata una scelta di marketing per poter crescere, perché io sono partito da zero, ok? Nel senso per cui per poter crescere o sei un genio, o sei un intrattenitore della Madonna, cosa che non sono io in tutti e due esempi che ho fatto, oppure devi farti furbo come ho fatto io e cercare di prendere un pubblico che già esiste. Ma il bello di una piattaforma come questa sarebbe prendersi un pubblico che ancora non esiste, cioè un pubblico che entra lì sperduto in questo deserto di Twitch vede quella casupola, va lì, c'è il canale White Alfa e dice cazzo questo è bravo, ma non esiste, tant'è che se io faccio musica non ho pubblico musicale interessato, perché non, non c'è nuovo pubblico, è un pubblico che si, se, se voi guardate le chat ragazzi, si sempre le stesse persone, in Italia è un paesino, si vedono sempre le stesse persone, quindi questa piattaforma deve lavorare e investire su se stessa, se no andrà a morire, come tutti dicono, cioè purtroppo è una realtà, è una realtà, secondo me, quella che Twitch andrà a morire. Se non si fa qualcosa per salvarla, e quel qualcosa non siamo noi a doverla fare. Una serata di controllo: non siamo noi a volerla fa doverla fare, siete prima voi, e poi noi con quei mezzi che voi ci date, cercare di essere originali e tenere quella gente che voi pubblicizzando avete trascinato nella piattaforma. Quindi è un po' questo il problema, per come la vedo io. Va bene, comunque, chiudiamo il capitolo subgate. Aspetteremo aggiornamenti. Fiducioso che il Cerbero non faccia le figure di merda che fa il Pippega lasciando il Botgate così con il suo schemino fantastico fatto con Clip Studio Paint. E, e andiamo avanti, andiamo avanti. Aspetteremo la, la seconda parte del Subgate. Sono fiducioso nei ragazzi del Cerbero. Ciao Pierfolotto. E, andiamo avanti, ragazzi. Andiamo avanti e andiamo a vederci lo scontro. Incredibile, epico, sanguinoso del Matteone Saba, il presidente nazionale di Twitch Italia contro un nuovo fuffaguro, almeno così definito da lui. Eh, dura un pochino, vediamo saltare un po'. Ovviamente se c'è Matte in chat, io l'ho detto se vuoi, puoi, vuole puoi entrare. Può a spiegare qualcosa io lo faccio anche entrare non c'è problema, ma andiamo a vedere, andiamo a vedere tutto ciò è successo dal gabrone se non sbaglio, ieri sera mi hanno avvisato di questa cosa, hanno scritto anche Matte. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po' che è successo ieri. Vabbè, interrompo un Ragazzi, attimo queste cavolate di forum, perché non c'entra niente per dare un attimo la parola al uh, Matteo, diamogli il benvenuto, il presidente Guarda il Gabrone come contento, eh? Drama! Ieri sera drama. Io sono passato anche al Gabbrone e ho scritto in chat grazie per il contenuto che ci offri, se no io domani non avrei lavorato e il Gabrone ha detto grazie, lo so, lo so, è consapevole di darci del contenuto. Buonasera. Buonasera, che cazzo ci fa Rospo in tutto ciò? Ma chi è Salame? Ma chi è sta gente? Ma chi è? Ma chi è? Rospo che cosa fa lì? Chi è questa figa minorenne qua? Chi è? Cosa sta succedendo in questa live? Buonasera Matteo. Buonasera. Ciao, oggi sono snob, non leggo la chat. No, vi sto leggendo, ragazzi. Siete, siete parecchi oggi, quindi faccio difficoltà. Non, legge, non riesco a leggere tutto, però se c'è qualcosa di importante, ditemelo. Eh? Ciao, buonasera a tutti. Non conosco Thomas e neanche. Uh, salame, no, salame perché non c'entra. Salame è un, è un... Ah, okay, okay. Piacere, Cospo... Ciao, piacere. Ciao, piacere mio. No, sono abbastanza curioso quando, quando vedo personaggi come te, Thomas. Perché in qualche modo ecco, vedo un insomma del, quella che è un po' la, la nuova generazione No, dei nuovi Rich Kids, se vogliamo. Eh, che di fatto, Rich Kids, rich kids. Ricchi... giovani ricchi, giovani bambini, in realtà. Grazie Massimo, adesso provvederò a rollare. Si trasformano uh, in, in professionisti, in, in ambiti per il quale però c'è sempre poi un... dove c'è sempre qualche ombra, no? Nel, nel senso che uh, molti di voi, molti un po' della, diciamo, del, dei, dei nuovi benvenioso. professori yeah, 2.0 scelgono il un delle... Vero, vero Colosimo, grazie per la Soldi tab. buttati Soldi buttati, è vero, vabbè ci comprerò il kebab, non vi preoccupate Grazie mille Colosimo, bentornato per questi tre mesi Grazie mille, grazie mille caro Mi raccomando, eh, dai che siamo a due, dobbiamo arrivare almeno a cinque oggi Che non sono veramente una vergogna, veramente una vergogna uh, c'è un di... Cosa Cosa Ma quello là in basso è il pupillo del gabrone? <ride> può darsi, può darsi, chiederò informazioni al gab a livello, a livello generale, da partire da, dal non dover presentare un bilancio, comunque di, non, di poter mascherare molto bene i propri, i propri asset. Tra um, l'altro, la mia... Matteo lavora pure dalla macchina. Vedete che in macchina è il presidente, cioè stava andando ovviamente a fare business. La community mi ha chiesto molte volte di, di fare una, una due diligence su di te e devo dire la verità: ehm, ho, trovato, ho trovato molto poco perché personaggi come, come te di fatto eh, in qualche modo ecco vanno. Ah, è partito già. Pre... Ah, ma questo è un trappolone. Geb figlio del figlio del figlio di Omiatol Questo è un trappolone come, come ha fatto Omiatol a Liccardone. C'era già, è tutto programmato qua, eh? C'era già, si era già fatto carta trappola qui. sta stato sei Victus, Bentornato pat Patatone, Bentornato. Grazie mille per la sub. Cinque mesi, bello vedere che salgono i mesi così, ragazzi. Grazie mille, grazie mille, dai, che siamo a 3 dai, forza, spingiamo un po'. Victus, da che non ti vedevo. Sono contento che sei passato. Non perché ti sei sabbato eh? Perché mi piace rivedervi in chat ogni tanto, ovviamente perché si è sabato. Andiamo avanti. A, a rappresentare quello che è un po' l'isola eh, dorata dove tutti vorrebbero approdare però poi alla fine approdate in pochi e anche eh, il modo in cui vivete francamente ehm, è, è un modo che è molto lontano da, da quello... Ma poi chi è questo? Ma chi è sto epigono di... Eh, come si chiama? Andrew Tate con le due fighe lì di fianco, il casone dietro che è palesemente della mamma e del papà ma che è sta roba? Adesso mi sono accorto Anche l'altra Perché prima c'era un uomo E poi è spuntata una seconda figa Mamma mia ragazzi Beati loro che stanno bene Mamma mia Quello che dovrebbe essere la ricchezza Viva Dubai Eh si vede, si vede Si vede che ci sono Vera dell'individuo perché purtroppo eh, non è eh, appunto mostrando eh, cespiti eh, che molto spesso non sono neanche di vostra proprietà o oh, per la maggior parte perché molte delle macchine che hai affittato negli anni sono peraltro di proprietà di alcuni miei clienti. Quindi conosco molto bene. Puoi andare sul mio profilo Instagram, e... ci sono mm -hmm. tutti i documenti delle mie auto. Sì, qua, sì, ma non, non, tu, non, tu, non, tu non devi dimostrarlo su Instagram, nel senso che a mio modo di vedere siete un po' ormai l'Eldorado, no? Però è un Eldorado dove fortunatamente i ragazzi che vi seguono hanno, hanno imparato a capire... Però Presidente, lei deve rispondere in merito, qui ha detto, cioè... Presidente lo accusa di avere macchine affittate, no? Per far vedere che c'è il macchinone, traduco. Ma lui dice, io ho tutti i documenti, bisognerebbe verificare questa cosa. Che um, di fatto... Non ci avevo pensato, nego. Trovate tutto sul mio profilo. ma Ragazzi, guarda che sono tutti uguali, cioè, non c'è niente da stupirsi. Eh. Sono tutti uguali, c'è cioè, la fotocopia è uno dell'altro. Instagram ormai è il curriculum vita, cioè, è praticamente quello dove puoi trovare tutto. Cioè, lì cioè, Se uno ha bisogno di informazioni su una persona. Trovate tutto sul profilo Insta. è veramente molta poca sostanza. Eh, quello che mi auguro è che personaggi come te eh, possano eh, finire eh, sempre più un po' nel dimenticatoio, perché credo che le community che eh, aleggiano un po' la eh, Twitch piuttosto che altri altri social, meritino altri. È uscito, personaggi... uscite, 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 uscite. Aspetta, 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 ah, aspetta. Okay. Dicevo, volevo solo finire il concetto. Eccomi. A mio modo di vedere, il, il modo con cui fate vedere a questi ragazzi il modo oh. di condurre una vita che tutti vorrebbero condurre, perché di certo il denaro piace a tutti, eh, non è un modo corretto. Prima di tutto perché anche nell'essere ricchi serve comunque avere un sufficiente grado di eh, rispetto eh, del denaro. E il modo con cui tu ti atteggi, a mio modo di vedere, poi tu chiaramente sei libero di fare quello che vuoi e ci mancherebbe, eh, rende molto... Poco onore a chi eh, fa dei lavori eh, che potenzialmente hanno anche una scalabilità, un modo, probabilmente un modello di business che oggi non genera quelli che possono essere dei numeri a 6 zeri, ma che di fatto col tempo, con la dedizione, con la voglia. Li... Lui non gliene fotte un cazzo, è lì sul telefono, ovviamente sta sentendo già il suo team di avvocati. Ti potranno sicuramente portare a fare del papà, ovviamente. Eh, dei numeri rilevanti. A mio modo di vedere è il modo con cui tu eh, fai vedere la tua vita, che Ciao, poi banchia. di fatto è una vita eh, che per quanto eh, ripeto, quello che fai vedere tu per me non è ricchezza. Per me è semplicemente l'essere molto banali ed essere anche in qualche modo poco Aspettate. Uh, ripeto, quello che fai vedere tu per me non è ricchezza. Per me è semplicemente l'essere molto banali e Quello che fai vedere tu per me non è ricchezza. Quelle auto lì, io le uso per andare al cesso. <ride> Matteone, sempre come al solito, è irriducibile. Essere anche in qualche modo poco rispettosi del denaro, nel senso che anch'io eh, ho macchine, ho, ho Cespiti, ho l'aereo privato, però sinceramente non vado in giro a fare il buffone di corte, a, negli altri canali a donare centinaia di euro per eh, in qualche modo avere la loro attenzione. Ma lo faccia, lo faccia Presidente, qua siamo sempre pronti Presidente. Siamo sempre pronti a ricevere centinaia e centinaia di euro in questo canale. Ci mancherebbe altro. Eh, io sono pro a questa. Quando, quando Matte vieni qua, gli sono appena uscito dalla sauna della Trump Tower. Io ho il cazzo in mano, dico. Cioè, Ragazzi, cioè, io sono contento. Poi, soprattutto quando poi droppa le sub, perché sennò poi. Da un po' è che non le droppa le sub, Matteone. Mannaggia, mai non sono più nelle sue grazie, ragazzi. Ormai è donato solo a. a Dona solo più a Loop Genetico. Cioè, è una vergogna. In modo ok, è qual è la domanda superiore. in tutto questo? No, la mia non è una domanda. Io a una persona come te non ho niente da, da chiedere nel senso eh, capisci bene che io al tavolo con te non mi ci siederei neanche per un bicchiere d'acqua frizzante. Io Ma semplicemente, io, io, che voglio, io sono dell'idea che ti, una persona che vive dire, una vita dire, soddisfatta, hai, una vita hai, 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 buona, hai, hai, non, non parla della vita degli altri, non no. entra no, no. in live delle persone, hai, tu parla tu di qualcun altro, si Quindi, fa i cavoli suoi. Se fai milioni, gore di milioni. No, però capisci, caro Thomas, che fin quando tutti si continueranno a fare i cazzi loro, la gente continua ad avere una visione del mondo Distorta sì, però, che esattamente. Ancora mi sfugge l'accusa qua. Eh? Voglio, voglio arrivare al, al sangue. Qua vedo solo chiacchiere, ma non da tutte e due, eh, nel senso così. Cioè, se io voglio, voglio sangue, che è sta roba. Ragazzi, che è sta roba? Cioè, Omiato oh, mia ha fatto le cose fatte per bene, che è sta roba. Gabrone! Gabrone! Vuoi fare il drama? Comprati la scatola dei pop de del drama! No, dei popcorn. Scusate, stavo confondendo. Ma c'è di distorto, questa è la mia vita. E come eh, voglio vivere? intervenga, vi non sia così ammutolito. Non è al crazy time. Gabrone. Porco Dio, sveglia veramente. Si svegli, Gabrone. Ma che è sta passività? Bisogna mettere, bisogna mettere la bistecca lì ai mastini, Gabrone sicuramente vita, non vado nelle live a dire come, vita, come gli altri devo vivere è vita. Vita. devono e vivere la mia vita. vita che tu vuoi far trasparire ma tu di quello che, <ride> è quello non... che vivo ogni giorno è quello che vivo ogni giorno e tu non puoi sapere come vivo ogni giorno nel momento in cui non mi vedi ogni giorno. Ascolta, ascolta a Dubai, quando io sono andato la prima volta a Dubai, ok, te and andavi ancora sulla bicicletta a tre ruote ok, perché io la prima volta sono e andato certo, a sono più a giovane, non c'è nulla di male in questo penso. ok, perfetto, quindi non mi devi venire ad insegnare a me chi rispetto alla persona non sto cercando di insegnare a nessuno, un semplicemente esprimendo il fatto che una okay, persona, se è soddisfatta però... della propria vita, non sta a giudicare tu... le vite degli altri. No, no, ma ti spiego, tu puoi essere la persona più soddisfatta della vita, ma ricordati, hai una responsabilità sociale, ok? Perché quando ti esponi, okay, tu fai vedere... Ciao Alf Tifogl Ricker, solo una cosa. Il signor M doveva parlarci dei suoi business, delle sue competenze, della sua storia. Noi stiamo ancora aspettando. Così come le BL a state a Big Luca, così come il sito dell'associazione. È vero, Riccardo Rosario Real. Grazie mille per l'euro, comunque, grazie mille. Aspettiamo, aspettiamo che ne parli. Sono estremamente giovani, un mondo che è in una dimensione completamente distorta. C'è qualcosa di male nel comprarsi una Lamborghini? No, ma non il fatto capendo. che tu neanche te la compri conoscente personale, è questo, capito? No, è Vai sul mio profilo perso. Instagram, ci sono cioè, le ricevute delle no, no, macchine. L'ho no, messo mesi su fa. Instagram. Hai capito? Tu devi... Ma non era quello vero, ragazzi. Non vi preoccupate, state sereni. Non era quello vero. Non vi agitate. Non era Riccardo Rosario vero devi far capire devi, se vuoi trasmettere dei concetti devi, devi trasmettere dei concetti che abbiano una logica ok non per quello che è, allora io ti faccio la, vedere la foto davanti alla Lambo e quindi io sono una persona da quale prendere esempio cioè le persone devono prendere hai de questo? ad esempio Thomas Mai per dei questo. valori ok quello che tu fai trasparire e tu perché tu magari sei un ragazzo dai grandi valori ma quando io vedo uno come te ok io non ti devo dire ce ne sono miliardi al al cioè, di cosa stiamo parlando? Ti posso assicurare, mi posso assicurare che tu non sei, non sei un esempio da dover prendere. Ma chi è delle due la tipa la sua? Io vorrei saperlo. O sono tutte e due la sua tipa? Vorrei saperlo perché le vedo, sono molto contente di essere. Questa è la realtà. Un sacco Ciao, di persone chef. lo pensano in modo diverso, un sacco di persone ne hanno tratto beneficio. Infine, questo posso dire. Ma io non, lo, io non sto mettendo in dubbio che qualcuno ne okay, abbia tratto Ok, è lei, fa il cuoricino, quindi è lei. Beneficio, io ti sto questo dicendo questo è il mio obiettivo: okay. il mio obiettivo okay. è mio obiettivo okay. far guadagnare sì, le persone, sì, le persone guadagnano anche grazie a me. Non ti, devi fatto, non ti devi atteggiare perché tu sei una persona, ok? Che per quello che sono i contenuti che trasmetti, uno non ti sei inventato niente, ok? Due, di fatto, vendi corsi a qualche centinaia d'euro dove a, oh, domani, se mettiamo una, una, una scimmia urlatrice, tranquillamente può andare a vendere un contenuto. Io, l'unica cosa che non cerco so di sia. fare è provo, certo. e provo a farlo sbagliando almeno possibile e fare in casa. Yeah. Famiglia sono proprio io, Riccardo Rosario trattino basso real. Ormai mi sono arricchito, ho finalmente una carta mia e do gli euri a questo pezzente di alfa. <ride> Però non so quale sia la lettera, però sembra veramente quello Ria. Grazie mille, Riccardo, per l'altra euro. Grazie, fornisci, fornisci. Grazie mille. Vanno tutti spesi per, per gli Oscar. Tra l'altro, sei invitato, eh, Riccardo, ovviamente. Famiglia, famiglia. Grazie mille, Riccardo. grazie Vuol dire dare delle opportunità ai giovani, magari anche della stessa community, ok? Facendoli entrare in aziende serie. Le aziende, però, non sono la cameretta, ah, è vero? Puoi proprio personalizzare, è vero? Quindi puoi proprio scrivere, Riccardo Saioria. Esatto, è vero, è vero lui. No, ma lo so che non è quello Real, lo so bene, lo so bene. La telecamera telecamera, o andare in giro e fare le storie. Io insegno le, le persone a far soldi, ho centinaia di persone che i soldi li fanno, quindi stiamo parlando del nulla. Ma, del ma stiamo nulla. parlando del nulla perché questi personaggi sono frutto della tua invenzione. Perché tu sai bene che non hai ad oggi nessun valore aggiunto rispetto certo. a quello che Immagino. potrebbe fare un, un ognucco che va su Wikipedia e che parla delle tue... Sì, ma cosa. Allora, io spero che ci sia una svolta perché qua, eh, allora, Gabrone, lei non è capace, non è in grado. Qui bisogna far vedere le cose real. Allora, vogliamo far vedere che cosa fa, cosa vende questo Thomas? Perché se non si capisce qui non c'è un attacco. Non c'è una difesa, non c'è un attacco. Cosa sto guardando? Sto perdendo tempo. Tue materie, tu non traspisci dei concetti allora, allora come le spieghi le Infatti, più di mille recensioni che abbiamo di gente che guarda come Thomas, le spieghi Thomas i tuoi concetti valgono talmente poco che li vendi a 200 eh. euro quindi di cosa stiamo parlando i tuoi concetti non valgono niente talmente ma hai tutto sto tempo per stare in live mi mi con mi 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 un 21enne veramente 22enne una Clio no, cioè, ma di cosa io stiamo io parlando io sono in macchina sono appena uscito da una cena e oh, oh, stavo parlando con Gabriele che macchina hai posso chiederti scusa è una Maserati. Ecco, ecco, eh. ha fatto la domanda. No! Non doveva fare questa domanda, Thomas! Ma lei con chi pensa di avere a che fare? Testa di cazzo! C'ha il culo sulla Maserati! Lo sanno tutti! Come va a non sapere che macchina ha Matteo è una delle macchine, quella che gli pulisce l'Icardo e il Pipega tutti i giorni. Maserati, che macchine perché? hai? È una Maserati. È? Perché? È solo perché quella. È una Maserati. È solo quello. Ma ah, che pulpito? Vai a chiedere a lui che macchina è. Che Ma non ho capito che Senta, signorina, lei è stata zitta fino adesso, ed era, era, stava benissimo nel suo ruolo. Eh, la prima frase che dice: è da che risentiamo? Da, perché è, è, è poesia. Aspettate. signorina lei stia zitta. Fuori le donne da questa live! Fuori! Che voi i soldi le sapete solo ciucciare! Eh? Fuori le donne da questa live. Ovviamente è una gag. È una Maserati è? perché? È solo quello, ma ah, da che pulpito vai a chiedere a lui che macchina... Da che pulpito che vai a chiedere a lui, che... da che pulpito vai a chiedere, le amo, le amo questo tipo di questa... questo prototipo di tipa è la mia preferita. Avessi i soldi le vorrei tutte per me, anch'io. Ma non ho capito cosa c'entra che macchina ho. <ride> Bro, Qua no, ci siamo, se perché... sì, Sto scherzando. Sto scherzando. Che è argomento, sì. voglio dire. Che stiamo che stai parlando solo tu. E quindi, eh, eh, quindi che cazzo, cambia. Che, cioè, se fosse stata la gara. Ma vediamo se una Maserati o è, è falsa, non lo perché so. Si gira la telecamera. No, una Maserati, no, una no ma cos'è? Ma la gara di chi c'ha il cazzo più lungo? Sì, però, mostrare le macchine ai giovani in live, guarda che è una cosa che io non accetto. Ma vedi che stai dando una brutta spiegato impressione. Spiegato. Stai dando un brutto esempio di. Bro, gliel'hai chiesto tu. Bro, sei uno ti giuro, te sei proprio un cioè, penso, non ci, puoi, non non ci, ci saresti mai. C'è cioè, tu. Io <ride> l'ho fottuto Ma Matte ti ha fregato. Qua l'ho eh? fatto un trampolone. Ci sei cascato. <ride> trampolone riuscito. <ride> Che rio. È eh, incredibile, credibile. Comunque Gabrone inutile. Gabrone! Gabrone si deve svegliare! Lei è la palla destra di obi Obiatol! Ma cos'è questo contenuto? Deve intervenire. Deve incalzare il sangue. Vogliamo il sangue che sgorga. Gabrone tipo Mr. Flame. Testa di cazzo! Gabrone! Cosa fa lì? Ha la stessa utilità di quando, cazzo, veramente di quando Flame fa, fa argomentazione al cervo cercando di blastare mentre parlo di fare impresa mi chiedo ovviamente sto scherzando anche adesso eh tutto ciò che dirò da adesso in poi è uno scherzo mi sono scopato menisel che macchina ho ma tu veramente ma, dico, ma tu vuoi, vuoi parlare con me era per cambiare tu argomento sei... mi dicevi la stessa cosa una mezz'oretta tu, tu vuoi veramente vuoi fare vuoi, vuoi avere degli argomenti con me ma stiamo no, scherzando ho chiesto Io che macchina avrai non ho chiesto di... nulla di male di voglio di dire era ti per ti cambiare ti un po' mi... argomento. prima parlavamo delle ragazze adesso ma che parliamo cazzo in, in, in ma no. che cazzo te ne frega c'ho quattro ferri in garage ma che cazzo te ne frega a te ma non flexare sui giovani dai un brutto esempio no, no, non flexare sui giovani dai un brutto esempio per favore vai che sei Siamo cazzo rilass Calma calma, 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 ma perché? Cito il Presidente. È una proprio io venendo da qualcosa in faccio, cui ci divertiamo, facciamo un la... Però devo dire qui, Presidente, io le voglio bene. 1-0 fuffaguro. eh. Qua eh. 1-0 Fuffaguru lei è cascato nel trappolone. Eh, ma questi giovani sono imprevedibili, ragazzi, sono, sono imprevedibili. Non lo fa. qua. Oh, si può fare. Ha ah, richiesto cioè, di rientrare. Vuoi, se vuoi rientro, però mi But, No, dai, ragazzi. Cioè, io, volendo, rientriamo. però, continua a urlare. Cose. No, aspetta, aspetta. Gli chiediamo, aspetta, aspetta. Con calma, ma manteniamo dei toni tranquilli, sì. sani. Cerchiamo di avere un dibattito. Ma tu lo conosci o no, Matteo Sabba? Ma stai a parlare. Cioè, toni tranquilli, dovevi chiamare qualcun altro. Se volevi una live dove uno stava zitto, chiamavi Mr. Flame. Piccola gag, piccolo scherzo, ovviamente, ovviamente, eh. se no, adesso continuiamo con le gag, ovviamente. Buonasera Mario, buonasera. Dibattito sano. Sì, ma un dibattito in cui non solo lui parla, perché non è un dibattito sano. Ah, con calma, con calma. Se c'è qualcosa da dire, rispondi... Rispo Gabri, Gabri, dimmi. ho quasi 30, ho 36 anni. Io sono stufo di vedere questi mitomani allora. che ormai imperversano nel web e che ci devono. Anch Anch'io, veramente ce ne sono troppe. Che, che, che ci, vogliono, che sto ci vogliono insegnare a fare impresa. Stoppiamo ai fuffaguro. No, ai fuffaguro. Loro, nuova live, nuovo titolare. Quando, quando, quando loro di impresa non sanno veramente niente, non hanno competenze. Nulla. molti Sì, di... però posso dire che è una live sul nulla? cioè Io ripeto, Matteo, ti voglio bene, però qui. Ma è colpa di, di Gabrone. Perché qui bisognava andare a mettere lì i profili, lì. Ta, confrontare. Co, cosa cosa stiamo, Cioè, perché Thomas? Io fino a prova contraria, non posso dire che è un fuffaguro, no? Cioè, non si sta dimostrando nulla. È una live al vuoto. Bisogna saperlo fare, il drama. Io facevo vedere anche le, le lettere di diffida, Gabrone. E mi sono preso il cazzo in culo. Però, Gabrone, se bisogna fare il drama, bisogna fare all-in. Le parlo in termini di. Di, di casino così sono più vicino a te. Bisogna fare all in, bisogna tirare fuori il sangue, come quella volta lì che è entrato Liccardo. È lì che quando fai vedere le cose, che la gente si scalda, perché poi è all'angolo. Qua, ma te in difficoltà, effettivamente, se non si fa vedere nulla, io cosa, come posso... cioè, perché dovrei dire è vero, è un fuffaguru, cioè loro esatto. non hanno neanche, eh, neanche mai aperto veramente un libro ho finito rosicando avrei voluto questo contenuto no però io l'avrei portato più cattivo vi dico sapete come sono io sono un pezzo di merda Cioè, su queste cose mi sono preso tante tanti, tante wasellate pure io perché hai portato la tipa di Riccardo le denunce le diffide eh, però eh, ragazzi se si vuole fare scandalo bisogna fare così l'ho sempre detto io proprio per il fatto che ho sempre fatto l'in che ho fatto nel senso che mi sono messo in gioco, ho rischiato mi sono preso tanta merda, perché di prendi la merda eh? quindi in realtà Gabron ha fatto bene, stavo scherzando ovviamente, ripeto, sto gheggando ragazzi, va bene così, però quello che è anche vero è che non... effettivamente qui si sta accusando sto Thomas, ma non abbiamo nulla in mano, per dirlo eh? se non aver letto probabilmente ma quale Svizzera Jetspot? ma lei ha visto altre live? Io Svizzera? Vogliamo andare a vedere quando ho fatto vedere. Eh, L'unico momento in cui ho dovuto fare il pavido era per alcuni screen. Ma gli screen privati rischi la galera. Cioè, la, rischi la galera scusa, rischi di, di dover. La galera, rischi la legge di dover pagare. Lì non è che è pavido, lì è farsi furbo. Però finché potevo far vedere, ho sempre fatto vedere io, ragazzi, lo sapete. E mi sono preso tanta merda, inteso che chiaramente il popolo del web dice: Ah, guarda, questo pur di fare contenuto, fa vedere le diffide, le cose. Io quello intendevo Jet Spot. Poi, ovviamente non è che posso far vedere cose che non posso far vedere cioè non è che mi rischio di dover pagare 300 euro alle persone perché faccio vedere screen privati sto cazzo cioè, affanculo topolino che gli ha dato sicuramente tante tante belle inventive per creare un mondo che ad oggi sta portando i giovani a poter pensare che personaggi come questo presente in live possa rappresentare il presente? Perché ricordiamo, noi parliamo sempre del futuro, ma ricordatevi Andiamo molto male, bene che la vita ragazzi. è adesso, non è domani. Ragazzi, non so, ragazzi mi sembravano questo... un po' <ride> fake. Ecco, <non> <ride> no, so, scusate, io... ma voi perché pensate che personaggi come il signor Matteo. Thomas <ride> scelgano <ride> Dubai? Perché a Dubai? Ho perso di domanda, dimmi, scusa? Dicevo, perché personaggi come te vanno... Ti faccio una domanda, sei iscritto a Aire? Aspetta. Okay. Io, io sì. Ok, ci siamo. Mi sentite, Senza tre, cercarlo due, su Google, uno. eh. Senza cercarlo su Google. Sei iscritto a... Non cercarlo su Google, però, eh. Sei iscritto a Aire o no? No, ma adesso tagli i ponti, adesso esce, AIRE? adesso esce Matteo. Mi sentite, ragazzi, perché mi salta eh, la connessione eh, 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 si è aperto il bianco di Google. Sì, ti sentiamo. U, si è aperto il bianco di Google. Ciao, Kiev si è aperto il bianco di google l'ho visto io eh? google.com cercano un attimo cos'è GDPR cos il GDPR ah! ragazzi queste live sono, sono proprio a marcordo. sono tutti uguali ve l'ho detto Ma così mi so. poi non mi puoi rispondere line, con no. calma cosa comporta essere iscritti a AIRE dato che sei a Dubai dovresti saperlo eh? ti sentiamo esci e rientra vabbè dai ok ragazzi questo quando e mi ha sentito quando, quando, quando mi ha sentito un corso <ride> <di> questo qua <ride> Ragazzi no, no, aspetta, ma, ma, ma mi ha sentito? Dato un attimo su Google, ragazzi, scusatemi. No, è vero però, eh. Scusate, torniamo indietro, facciamo un piccolo var. Scusa, non sentiva, però quando gli ha detto "Aspetta che forse Rospo qua", ti sentiamo. Ma se esci e rientra. Vabbè, dai. Ok. Re... Ragazzi, questo Ti sentiamo. Ma tutto... Cosa comporta essere iscritti Aire? dato che sei a Dubai, dovresti si 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 saperlo. Eh? Eh. Ti sentiamo. Ma ma esci rientra. e rientra. Non si sente nulla, però effettivamente poi Tra Vabbè, dai, ok, Rie... ragazzi, questo quando e mi ha sentito quando, quando, quando... <ride> ma mi è... effettivamente è Rospo qua. Attenzione, trappolone di Rospo. Attenzione, che ci potrebbe essere l'1-1 del presidente. Mi sentite un corso di questo <ride> qua. No, no, aspetta, calma. Ma mi ha sentito? Dato un attimo su Google, ragazzi. Scusatemi. Eh, sì. cioè, ma voi capite, cioè, io, io io. No, io... sentivo solo sentivo solo Rospo. No, non so io eh. ah sì, sì, <ride> No, sentivo solo rospa ma... ma vaffanculo, dai, Thomas. Thomas, io credevo in lei. 1-1. 1-1, ufficiale. Questo è 1-1. Questo è 1-1, ufficiale, ragazzi. Questo è 1 1 ufficiale. E eh no, e eh no, così no. Sentivo solo Roma, te ne vai a fare il culo, fratello. Perché, senti... no, che testa di cazzo, che, te, che testa di cazzo, non ci credo. Cazzo, Thomas stavi giocando una partita della Madonna. L Avevi fatto il trappolone al presidente e sul più bello. No, vabbè, no, vabbè. Poteva uscire e in basta, infatti, infatti. Cioè, si è messo la Wasella da solo. Se l'ha infilata, ha fatto il cazzo a giro al posto che il tiro a giro. No, vabbè. dire, da quando sono arrivato qua, quattro anni. Quindi. Uh, non una risposta alla domanda, Quattro buona. anni. Tre anni e mezzo. E' io... registrato Aire, eh? che non so che cazzo voglio dire io, però non ha risposto alla domanda adesso tiro fuori fra mezz'ora un certificato, c'è scritto che hai 4 anni che sei <coughs> iscritto sei, sei Aire? Eh? Lo possiamo pubblicare? Fai pure, poi sono arrivato qua, tre anni e mezzo. Mi autorizzi? Mi autorizzi? Prego. Fai pure. Mi autorizzi, quindi tu sei iscritto Aire, quindi sei residente fiscalmente lì? Sì. Però ne hai di tempo eh, per fare tutte queste cose che fai, è assurdo. Ma sì, perché mi, mi, piace, mi piace sputtanarvi uno a uno. Ma guarda, un che, mi sa che è un po' il contrario. Eh. Non, non vorrei dire, ah, tipo, dai, tirane, tirane fuori una dai su di me. Inizia adesso, però. Dai, facciamo, facciamo Ma basta. Hai quasi 40 anni. sei qua a parlare con un 22 anni in live su Twitch, voglio dire, io non mi sarei invitato, in molto. Mi ha invitato, invitato Gabriele in qualità di advisor. Ma va bene, anche a me mi invitano da tante parti, eh, ma rifiuto. A volte. E quindi non posso venire perché, perché dico le cose per no, come no, stanno. No, certo, ovviamente. Ognuno fa, fa le sue perché scelte. Perché tu stasera, stasera dall'altra parte c'è una persona mediamente più preparata rispetto agli scemi che probabilmente sei abituato a frequentare o le ragazzine. Ma chi dici il Gabrone? Che giustamente. no, 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 no. Gabriele è una persona che rispetto a te. È un gigante, ma non è vero. Okay, ma basta, tutto, ma no, facciamo dissing. Di, di ma con te, con non tutto, facciamo di dissing. Ma tutto, che c'è di Io, con io con sono tossico. Il numero uno si è comportato sempre benissimo. Eh. Sì, comunque, sono d'accordo con voi. Questa roba del lettaio, io a me cringe sempre perché non, non ha senso in nessun modo. Cioè, nel senso che uno può avere 50 anni e essere una sfigato averne 13 e essere uno già avanti col, col cervello. Cioè, non c'entra assolutamente un cazzo. Vedi, questo è il, è il, è il classico atteggiamento. Oh, per il quale... Vediamo se c'è un 2-1. Aspetta, riscoltate. Ah, tipo, dai, tirane tirane un fuori una, dai, su di me. Inizia adesso. Eh? Sì, Appena... però ne hai di tempo eh, per fare tutte queste cose che no, fai. Chissà avanti. che è un po' al contrario. Eh? Non, non vorrei dire, ah, tipo, dai, tirane, tirane fuori una, dai, su di me. Inizia adesso, però. Dai, facciamo, facciamo Ma basta. Hai quasi 40 anni. sei qua a parlare con un 22 anni in live su Twitch, voglio dire, ma io non sarei invitato, molto. Mi ha invitato, invitato Gabriele in qualità di advisor. Ma va bene, anche a me mi invitano da tante parti, eh, ma rifiuto. A volte. E quindi non posso venire perché, perché dico le cose per no, come no, stanno. No, certo, ovviamente. Ognuno venire, fa, fa le sue perché scelte. Perché tu stasera, stasera dall'altra parte c'è una persona mediamente più preparata rispetto agli scemi che probabilmente sei abituato a frequentare o le ragazze. Ma chi dici il Gabrone? Che, giu no, che no, giustamente. No, no, no. Gabriele è una persona che rispetto a te è un gigante ma non è vero po ma po basta po ma no non facciamo dissing di 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 ma te po non po facciamo dissing di ma che c'è dentro ma io sono il tossico uno. come non facciamo dissing si è oh, eh, comportato sempre benissimo eh. Ecco, vedi, questo è il, è il, è il classico atteggiamento però... per il quale tu oggi hai bisogno di in qualche modo posizionarti perché purtroppo per te tu non sai neanche che cazzo vuol dire posizionarsi. O vi, mi hanno mandato Vero. un link un po' di tempo fa, ok? Dove, dove tu in qualche modo cercavi di, di parlare di posizionamento, però veramente tu mm. ad oggi non hai né arte né parte perché di fatto Vero. tu sei semplicemente un prodotto, ok? Che è messo lì, ok? In questo caso, dal, da, chi? da quello che da... è messo lì con due fighe e tu. Matteo, sei da solo nella tua cazzo di punto! Hai capito, Matteo? Ah, no, era una Maserati. Vabbè, comunque lui è lì con due fighe. Eh? Ragazzi, non vorrei dire. Eh? Ricordiamoci che se uno ha due fighe al fianco, guadagna credibilità. Ricordiamoci questo perché è molto importante, ragazzi. Meglio che stanno zitte perché quando hanno aperto la bocca, però, quello chi? che è il ovviamente scherzo. No, da, da quello che è il sistema, da quello che è il sistema, da quello che... Tu fai parte di un sistema di lobotomizzati come te, no! okay, che di fatto non porti ricchezza... questo è un sistema, se a me piace, sinceramente. Tu, tu di fatto non porti ricchezza, perché la ricchezza non è fare la foto con la Lamborghini, è questo che tu non capisci, ok? No, lo capisco, non ho mai detto il contrario, sinceramente. La... Ok, perché perché la... Cazzo ci va i cverghi, ragazzi. Sono una follia. Ma Ross, è cambiato. Per... Saluto a Nick La, è una la propria ricchezza propria. è un concetto molto ampio per il quale lo tu ad lui, oggi no, veramente non puoi rientrare. Perché tu sei proprio l'antitesi di questo. Per cui esatto. me, non mi interessa, è... cioè pensa quello che vuoi. Io vivo la mia vita, puoi definirmi povero se vuoi, non mi interessa. Io no, felice. ma asco ascoltami bene, ascoltami, ascoltami bene. Io, no, io non vengo dalla famiglia eh, Montezemolo ok? Però a differenza la Monte... tua, è che sei tu da Ok, perfetto. Io... Pure ignorante il cabrone mamma mia, gabrone. Cioè, vergogna. Quello che faccio che vergogna. giornalmente, ok? E in qualche modo, chiaramente come è normale che sia, vivere quella che è la mia esperienza di vita, ma nello stesso tempo non far mai passare il concetto che quello che trasferisco io significa ricchezza. Perché ricordati bene una cosa: ma cosa qualcosa tu? che qualcosa, qualcosa cosa che funziona funziona nel mio modello di business con te potrebbero non, fun non funzionare a viceversa tu invece esatto. sei un no esatto un cazzo tu fai esattamente <ride> l'opposto no, tu alcuna. vuoi trasferire dei concetti che di fatto sono uguali per tutti e che dovrebbero funzionare per tutti e questa ah, è la su più... questo sono pienamente d'accordo nel senso che il motivo per cui io non credo tanto in questi guru poi ripeto magari uno arriva e dice guarda che io cioè non cioè, sei un coglione perché io non me ne intendo tanto di, 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 di dropshipping, uh, shitting stavo dicendo, di, di, di cripto, eccetera. E che com'è che un metodo è universale? cioè Com'è che se tu hai un metodo? No? Perché gli investimenti sono talmente eh, come si dice? Eh, cangianti, no? cioè, da un giorno all'altro cambiano, com'è che il tuo modello che ha funzionato per te? può funzionare per altre mille, duemila, tremila, milioni di persone. A me è questo che non convince, su questo sono d'accordo con Matt, nel senso che non mi convince neanche a me questa cosa. È proprio quello che non mi convince. Però, ripeto, io sono ignorantissimo eh, su questo tema, per cui non mi esprimo più di tanto. No, 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 sono adore, mi dissocio, altamente. Quindi effettivamente in questo posso dire, effettivamente, vabbè, comunque andiamo avanti. Più grande delle bugie possibili. Perché in un mondo come questo che cambia la velocità della luce, ok? La differenza è sai, sai chi è che la fa, la fanno le persone preparate, ok? E tu sei. Chat, vi state annoiando? In... Dite se vi state annoiando in chat, per favore. Cioè, vedi, purtroppo lei, il tuo limite è. <ride> no, chiediamo, siamo in una live, voglio dire, facciamo il bene dei stimoti. dei no, io di... le... guarda, io non leggo neanche la chat, perché questo è. Eh, Comunque, non ha ancora risposto alla domanda su se hai registrato in Air. In a eh. questo voglio dire eh. qui rimane un 1-1 pesante. Medo porto... che ti interessa delle altre persone. Che da... Porti valore no, voglio dire, stiamo dando valore alle persone attraverso l'intrattenimento. Capiamo sì, cosa da pensano. Da Ascolta, io curo interessi per... principalmente per le aziende. Ci sono due aziende, aziende? Una che vuole comprare, quale aziende? Comprare le... Fammi qualche nome. Madonna mia, ragazzi. Sono curioso, non è, non è per metterti in posizione straordinaria. Va bene, okay, dai, va bene. Allora, forse magari vai su no, internet a differenza tua. Tu qualche no, bilancio lo puoi, lo puoi trovare. Del, del sottoscritto Sa al posto di quel eh, mentecatto di Rospo. Che sta riannichilito. Dove cazzo eri ieri sera? Sa tu che sei uno che flex i soldi. Che i soldi li fa davvero, eh, eh, Lavorando, Sa Dove cazzo eri ieri sera? Dov'è il contenuto? Saziro! 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 Dove cazzo eri ieri sera? Dove cazzo eri? Potevi sostituire degnamente sia Rospo che Salame. Che cazzo fa anche Gabrone che è lì annichilito? Ma cosa lavora Saziro? Twitch è il lavoro del futuro, faccio lo streamer. Saziro! Era a fare i soldi, ma smetti, dai. Ok, quindi io non ti devo dimostrare nulla perché a differenza tua, ok, è 11 anni che presento bilanci, ok? Tu quanti bilanci avresti presentato? certo, sono Dubai non esistono qua i bilanci. certo, Non ho nulla da dimostrare a nessuno, sinceramente. Attenzione, si avvicina un 2-1 ragazzi, attenzione, è sulla fascia, il presidente corre sulla fascia, attenzione, punta l'angolo della porta, l'incrocio dei pali. Tu vai a Dubai proprio per quello, tu vai a Dubai, perché di fatto, se uno domani Qual è il vantaggio di stare in Italia? Mi spieghi il vantaggio di stare in Italia, per favore? Io non sto in Italia, io sto in Repubblica Ceca da dieci anni. Che cazzo eh vediamo? Ma non so, non se, ricordo, se non ti conosco, non, so che non sei, sei preparato! Allora stai zitto, e allora stai zitto, testa di cazzo! Calma, non calma. ma così. non so chi sei sei entrato qua nella, nella nostra live a dire cose eh. nella non so nostra chi sei. live nella nostra live guardate che guardi il presidente ha portato il gab in sala, alle terme ha capito testa di cazzo eh? Se non sai, tu stai parlando fino ad ora. No, Gabrone non è in grado, Io cioè, sta lì a disperarsi per questo contenuto che gli si è catapultato addosso, non sa come reagire. Gli devo dare, eh, Gabrone mi, mi può dare tante lezioni sul web perché è un mostro, è eh, un mostro sacro, è un pilastro. però su, sulla conduzione di questo tipo di, di prodotto, bisogna dargli due lezioni, non io. eh. Chiaramente, stavo parlando del Pipega, non, non di me ma non sai ma... ok? E questa è la differenza tu devi partire dalle basi dalle basi tu vuoi fare il professore dei basi ma di questo stai anni. parlando tu hai vent'anni una persona come te dovrebbe stare a fare un quei due che cazzo fanno? non è il momento ma li vogliamo sbattere ma Gabrone ma lei si rende conto di che live io sto reattando ma che cazzo si limonano quei due? Oh, vabbè io non, non ho parole, ragazzi. Cioè, ma guardate, cioè, ma co cosa c'è? Cosa... Tu devi partire dalle basi. Eh, dal... so, andiamo un po' di contenuto a questa là. Le basi. Tu... tu vuoi fare il professore dei. Quali basi? Ma di che stai anni. parlando? Cosa tu hai vent'anni. Una persona come te dovrebbe stare ad oggi ma a studiare, <ride> okay? non pensare di voler fare il fenomeno. Perché te non sei oh, nessuno. Dai. Non sei nessuno. Va bene, lo so, ok. E... A me il fatto Bene. che va in giro a mettere le 100 euro o quel cazzo che è nelle live non mi dà nulla. Mi fa pensare solo che sei l'ennesimo centrone. quello sono entrato nella tua live. Prossima volta entro non anche lì. Non trasferisci dei contenuti. Non trasferisci dei contenuti a nessuno. Te vendi dei modelli di business. Ciao, ti state annoiando? Che... Eccolo qua. Beh, <ride> questo, questo, questo sei tu. Questo sei tu. Cioè, ma già uno che mi chiede su che macchina sono. Thomas, nuovo streamer. Cabrone, non è in grado di intervenire, intervenga. Cabrone, ma Non so, ma è proprio figlio. Ormai è la sua live, la sei, la sei un ragazzino che non puoi insegnare ad altri ragazzini. Lascia lì. Ma lo so. Sono un ragazzino, lì, Dubai, lì, un povero lì, che non. Lì, lì, di, lì, lì, va bene. Lì, io domani lì. mi sveglio lì, felice. Basta. Tu non dormi stanotte lì, perché sei incazzato. Buon per te, non so cosa dire. Basta con queste cazzate. Ok, che te vai lì, ti fai la tua LLC che non deve presentare un bilancio e dici, io sono milionario ma cosa sei? Cos'è una RS? Cos'è una RS? Gre... Bravo, eh, faceva la stessa domanda, che Non ho soldi. Cos'è la casa è finta, Fammi macchine finte, tutto finto? Fammi vedere che ogni mese le fighe sono finte? Sì, quelle sì. <ride> cioè sono finte nel senso che sono lì, sono ma pagate. Vabbè, però no, scherzo, scherzo, sicuramente le conquistate con uh, la sua uh, cciaddità, col uh, suo essere un sigma paghi della gente che danno valore all'azienda e che creano indotto tu all non fai Dio. impresa, tu fai Mano, semplicemente se, i cazzi se, tuoi a discapito principalmente di giovani che purtroppo si fanno prendere spesso per il culo da persone come te e io voglio dire basta ai personaggi come te mi piace vedere dei giovani che perdono tempo e soldi dietro a questi cazzari perché questo signore qua è il prodotto di una società che si sta autodistruggendo voi non, voi non comprendete che finanziare un personaggio come questo significa non creare un valore per la società, ma di fatto Vero. creare un valore a questo pirla che la sera va con i vostri soldi all'armani privé. Questa è la realtà. Perché Adio, noi non è che siamo stronzi vedi, che paghiamo le tasse. Okay? Eh, ma io sono a Dubai. E eh, ma non c'entra un cazzo! Okay? Si può entrare, modello, vivo a Dubai e non i vendo corso vestizione. Okay? Vivo a Dubai ma si può entrare. <ride> <ride> e non vendo, vuole, vuole entrare tutta la cia, cioè, viva Dubai, non vendo. Corsi, beh, sei una minoranza, fratello. Ok, stupido. Puoi mutarlo un attimo. Per no, dopo. non c'è il 2 a 1 ancora, ragazzi. A me qui sembra che si è tornati a 0 a 0. possiamo eh. parlare calma, almeno tra di noi calma, un minuto, calma, e poi calma, continua. Però. Calma, 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 ah, no, calma. Quella di prima, pensavo fosse spuntata un'altra tipa. Uh, 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 Ah, ma no, 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 Stiamo tranquilli. Una domanda. Ma, Matteo, una domanda tu? Tu, tu conosci, conoscevi già Thomas da prima di questa live? Ma ascolta, a me sono mesi che mi mandano, mi mandano centinaia di link, foto, video su questo personaggio. E io ho sempre detto, guarda, eh, Fluida, io non leggo i messaggi da un mese tuoi. Leggo questo solo perché sei talmente ridicolo che non sei neanche aggiornato. Eh, Fabio Z è stato sbannato e sinceramente non me ne fotte un cazzo ciao ragazzi guardate dopo che ho visto i, <ride> i contenuti ho sempre detto ragazzi se dobbiamo parlare di qualcuno ok dobbiamo parlare di qua... dato che purtroppo eh, io fui deputato da parte di chi sapete tutti perché quelli che stasera sono in live lo sanno a fare una due diligence su quel fenomeno di Napoli ok ho detto signori dato che attenzione il maestro ha citato il maestro ho dovuto in qualche modo, perché mi è stato chiesto e l'ho fatto anche volentieri, tirar fuori tutta una serie di documentazioni su quel pirla lì. Bo, Signori, non mandato. vorrei ricadere nuovamente perché tanto alla fine viene fuori sempre lo schifo. Mi piacerebbe invece che una volta venisse fuori qualcosa di positivo. Bo, e qualcosa bo. di positivo potrebbe venire dal momento che questo signore, anziché atteggiarsi, okay, portasse veramente un, in termini globali qualcosa di utile, non al suo portafoglio. Gap, che anche facciamo? Anche... Cioè, se oh mezz'ora? Non so. Ma non... Cioè, allora... vabbè, <ride> purtroppo sono troppo lontani da questa da, da, da quello che Ma poi... ti vedo no, perché sei così arrabbiato? Cioè, non di eh, fatto nulla. Essere un'opportunità Thomas anche per te questa, te lo puoi... ma no perché devi parlare con me, ok? Io non so nessuno, però ti posso assicurare, ti posso assicurare, tu oggi hai una responsabilità sociale, tu puoi ancora decidere quello che vuoi essere nella vita. Sì, consigli... La ringa di Matteo è un po' lunga, infatti è quello che voglio dire, Gabrone dovrebbe moderare un po', non sta moderando, adesso parte di scherzo. Figlio, dato che non mi, mi sembri un ciarlatano cioè mi sembri, sei un ciarlatano di fatto, però... Ah, sembri... ripeti, no, aspetta, aspetta, ripeti. Che puoi ripeterlo? Ciarlata... No, no, cosa hai detto? Sono ciarlatano. un ciarlatano? No. Ciarlatano. Ok, Ottimo. ok, perfetto, benissimo. Quindi di conseguenza, dato che probabilmente hai... Ah, cos'è una lettera? È un avviso di letterina questo. Ascoltiamo. Sei... No, trova... no, no, cos'è hai detto? Sono ciarlatano. un ciarlatano. Ciarlatano di fatto, però... Ah. Non mi... mi sembri un ciarlatano, cioè mi sembri... Sei un ciarlatano di fatto, però... Ah. Non sembri... ah. Ripeti, no, aspetta, aspetta, ripeti. Che fanno così ridere. Attenzione, però qui, Attenzione, mi sembro un ciarlatano... E poi dice sei un ciarlatano? Ciarlata che mi sente. No, no, no cosa hai detto? Sono ciarlatano. un ciarlatano, ciarlatano, ok, ottimo, ok, perfetto, benissimo. Quindi di conseguenza, Dobbiamo. dato che probabilmente hai un modo nell'ambito... Sei... Greve, questa è minaccia di letterina velata. Piuttosto che... Volano le letterine qua. Di trasferire dei concetti che però, ripeto, non serve. È, è la decima volta che dici sì. la stessa cosa. Okay. Possiamo parlare prova, di qualcosa? Non lo prova so. Cioè. Prova a fare qualcosa che porti un reale ritorno anche Domani a chi inizio. sta attorno inizio. e magari no, a un indotto. No, 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 Lì no, potrai no. dire di fare l'imprenditore e di fare impresa. Oggi per me rimane un fuffaguru. e voglio allora, voglio a tutti. Per, Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Buona ma... serata. Ciao, caro. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. presidente. Si, un po'. Ma... si è sfogato, Matteo. Eh, è venuto, è venuto. Ci ha messo un po', ma è venuto, Matteo. Mamma mia. Mamma oh. mamma mia. Ciao. Vabbè, Ciarlatano è labile, sì. Penso di sì, Franky. Sai, rientra in quella... Se cioè, poi eh, dimostri non esserlo, insomma. Sempre funziona sempre allo stesso modo. Leviamo questo clima di capelli, supertensione. Insomma. Ma chi è qui? Mi spiegate chi è questo Io non conosco. È il presidente, bro. il presidente. Sì. Presidente di cosa? di cosa? È il presidente, bro. <ride> Cioè, non è per <ride> non portare rispetto, non, non so effettivamente <ride> cosa faccio. È il presidente, bro. Cosa ah, okay. È Succede. solo il presidente. Il presidente della live, a quanto pare, perché a parole ci siamo. Ma piuttosto, Dubai, voi vi spostate in jet ski <ride> o in <scocere? ride> Che cazzo. Ah, ma no, è Lamborghini. Non Lamborghini? Ma hai due posti, è Lamborghini? Io sto a No, come due posti. Come fanno a starci tutte queste fighe in due posti? Ne due. hanno tante. Ah, sì. ah, due? Ma ragazzi, ma invitatemi anche a me. Anche me? Hai... No, penso che Matteo non, non abbia più no, voglia di entrare. No, vuole rientrare ah, a Matteo. Va bene. <ride> Gabrone l'hai invitato tu. Lo sai come Matteo in questa situazione? È disperato il Gabrone. Gabrone ti sei trovato in qualcosa di più grande di te. Ma perché non fai le tue ir tranquillo? Ti fai tirare due schiaffi da Ianet's Man, ti fai un po' di gamblerata e via. Perché ti improvvisi? Lascia perdere. Queste cose qua sono malate. Lo dico per esperienza, lascia perdere sono solo che ti fanno male al cuore, però non al portafoglio. Matteo, io l'ho sempre conosciuto come una persona molto tranquilla, cioè come l'hai conosciuto. Ma <ride> che cazzo dici, Rospo, ma che cazzo dici? Come sempre molto tranquillo, Matteo Saba, il presidentone, ma lui è sanguigno, lo sappiamo. Ha <ride> mai visto il presidente in vita sua? Eccolo, ciao. Ciao ragazzi, ciao. E innanzitutto mi volevo ovviamente scusare per magari il, il mio modo che, che so che è molto fumantino. No, ma c'è scritto Lele qua. E lui? chi è Lele? Ma, ci sta... eh, ma fa, parte, io... fa parte dello show, anzi, guarda. Ma um, no, io non faccio. No, Gabri lo sai, io non faccio nessuno show, io sono così. Purtroppo, io ho eh, sempre da... Fin... proprio da, da, da quando ero un ragazzo. Che lei è un altro guru, ah, ce ne sono più. E ahimè non lo sono più. Eh, ho sempre veramente odiato i cazzari, eh, i, eh, i buffoni di corte, eh, le persone poco preparate. Io sono contento quando eh, incontro persone preparate che mi possono eh, permettere di, di diventare una persona migliore. Eh, personaggi come Thomas, come i vari Mattia Ruta, eh, piuttosto che il Riccardo Rosario, sono i prodotti. non si dice guarda che se lo ripeti tre volte eh, parte una truffa su, sui gruppi pokemon eh? non si dice non si nomina in vano eh? occhio ragazzi non ripetete tre volte l'Iccardo Rosario eh? occhio di, eh, malati di una società che dai, ormai adesso è sono destinata po cioè io al, con al tutto con tutto il male che puoi volere a Mattia Ruta, a Thomas al, e quant'altro. Al, al, fallim al, al fallimento globale perché purtroppo i ragazzi oggi sono molto... non è che a parlare, non è più la sua live. Sensibili a certe materie, ma io... Il Presidente ha messo un'altra bandierina oggi. Credo che ehi, ehi. ci siano tantissimi ragazzi che in questa chat comprendano che al di là di quello che posso dire io, questi qua sono definibili solo con una parola, eh, che è cazzari. I cazzari della nuova generazione, dal quale ragazzi non prendete esempio. Se volete avere un presente migliore, un futuro migliore, ad avere, a, a cercare di avere a che fare con persone che siano esattamente l'opposto di questi fuffa guru che l'unica cosa a cui sono interessati sono quelle poche centinaia di euro che vi invito a, veramente in maniera. Quanto più uh, vicina possibile a spendere, magari con una bella figa andando a mangiare una pizza fuori. Sono le 100 euro. Ah, ok. No. Uh, pensavo in. Uh, ok. Avevo. Ok. Mangiare fuori 100 euro per mangiare fuori, non per. Ok. Mi ero un attimo preso male. Meglio spese perché oltre a farvi una, una sanissima trombata, ok? Che non è frutto del fatto <ride> di avere una Lamborghini. Perché ricordatevi una cosa. Ma è frutto vo del vostro cazzone enorme, venoso, vascolare. voi a Thomas gli togliete la maschera, gli togliete quello che è il personaggio. Sono dei deboli, sono persone deboli. Ricordatevi bene una cosa. Perché una persona Ma che va... Chi dona tutti questi soldi? 10.000 bit, così. Ma questi sono palesemente russi. Ma com'è che a me non mi danno mai 10.000 bit russi, ragazzi? Ci cioè, siamo a 3 sub oggi, i bit saremo a, a... Se va bene a 1.000, cioè, ma 10.000 russi a me mai. Quando c'è il simbolino rosso così sono russi, ragazzi. Eh, lo, ho, ho parlato io anche con... Eh, quello con cui ha parlato Mar è, è russo. Io non sono nessuno, è vero, è vero, Abdul, hai ragione. E devo stare al mio posto, tra l'altro, se non sbaglio. A Dubai. Non è no, per ma il so Ma io sono d'accordo nel senso che... Però io sono, ripeto, molto ignorante. Quindi sono, sono d'accordo. Ah, è Thomas che dona. Eh, Thomas, quando vuole. Eh, stavo dicendo, io sono molto ignorante sull'argomento, però ve l'ho detto, sono d'accordo nel senso che neanche io mi fido di chi dice di avere un metodo universale. Cioè, che quella formula va bene per tutti e tutti guadagnano. Su questo devo dire la verità che... Eh, no, non è toma sangue. Eh, non, non ci credo tanto, però ripeto, io sono molto ignorante, quindi mi esprimo fino a un certo punto. Per il Burgi Califa e perché sì, lì? vai, di... Osi, dona due russe. Fatto, ok? Ci sono tutta una serie di, 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 ehm, di fatto di eh, adempimenti che uno dovrebbe fare normalmente quando ha un'azienda per il quale lì sostanzialmente si è esenti. Vi faccio un esempio banale. Ok? Se io domani fatturo 100.000 euro ehm, di consulenza a Gabriele, alla fine dell'anno sapete quella la fattura che io emetto da Dubai, dove la devo riporre? la posso tranquillamente riporre nella spazzatura perché non c'è nessun obbligo di registrare quella fattura e presentare un bilancio questi fuffaguru che cosa fanno? vi montano il castello vi fanno vedere la ricchezza ma quando voi vorre vorrete andare perché vorrete andare perché tutti vogliono andare a vedere realmente la ricchezza dell'individuo rimarrete con niente in mano con il cerino perché la, legis la, 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 la legislazione di Dubai e degli Emirati Arabi Arabi, ok, vi permettono aprendovi una banale SRL che lì si chiama eh, LLC. Okay, che è l'equivalente dell'SRL o di una semplificata una SRLS o anche di una società per azioni in Italia, dove si ha l'obbligo di presentare un bilancio che poi sarà reso pubblico e accessibile anche gratuitamente in qualsiasi Camera di commercio. Lì questa, le, questa legislazione vi permette sostanzialmente di far sparire tutto. Per cui io vi faccio un milione di euro euro di consulenze ok innanzitutto posso applicare un reverse charge il reverse charge che cos'è è praticamente una una, un, una 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 ah, però vedi vedi, vedi vedi questo qui continua a donare c'è cioè, proprio questa ragazzi siamo in un'era sto in un, in un periodo storico incredibile il gabrone qui voglio dire ragazzi io l'ho blastato prima ma è uno che il cervello ce l'ha, capito? Ha fatto tutto, ha organizzato sta roba. Bravo, Gabi. In realtà, bisogna fargli un applauso. Ha costruito tutto, così: pom, pom. Quello sgancia, tanto gli piace il Gabrone. Quindi, per andare contro Matteo, gli dona, capito? 8.000 b, 80 euro. Così, quindi, GG per il Gabrone. Anzi, ovviamente annichilito durante il confronto, ma ha fatto quello che doveva fare, cioè starsene in disparte e prendersi i soldi. Così funziona Twitch, ragazzi. Comunque dai, io mi, io mi fermerei qua, tanto appunto Matte ci dai consigli per gli acquisti. <ride> Confronto abbastanza deludente, vuol dire, ma non per Matteo, per questo, semplicemente perché boh, non, non è uscito nulla, non lo so, non c'era... Cioè, ragazzi, è quello di Wish, di Riccardo, cioè, capite? Proprio qui siamo, 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 siamo a un livello ben, ben più basso. Però va bene così, va bene così, dai, ce lo volevamo vedere, ci, diver ci, ci volevamo divertire. Allora, ragazzuoli, io vi saluto più che altro perché alle 9 eh, sono a cena fuori. Quindi stacco un 10 minuti prima, oggi solo per questo. Io vi ringrazio, anche se il supporto è stato piccolino oggi, comunque vi ringrazio per il supporto. Vi mando un bacione. Eh? Eh, Rai dal Pupillo. Sì, sì, l'ho visto, visto in live. Ragazzi, vi sto mandando da un gio una giovane Leva, una mia piccola scoperta. Eh, che per ora è morente, ma ho ho ripongo ancora un po' di fiducia in lui. E come al solito vi ricordo che potete entrare nel gruppo Telegram con il punto esumentivo Telegram. C'è YouTube per chi non è sabato, che ancora non l'ho convinto. C'è ancora, non... ancora chi non l'ho convinto. Vedo tanti di voi che ci sono sempre, ma che ancora non sono sabbatini. Però eh, io vi ringrazio molto. Però io ho i minorenni in live. Mi fa incazzare, qui sono i minorenni. Ma a parte che lui è minorenne. Vabbè, dai, mandiamo solo ai dal pupillo, dai. Diamogli fiducia. Andatevi a lasciare il follow, perlomeno, ragazzi. Fate, fate i buoni. Vi stavo dicendo, c'è anche il Punto Sumativo Genshin che è la sponsor di questo mese, eh, mi raccomando eh, fate il Punto Sumativo Genshin, c'è YouTube, c'è Punto Sumativo Insta, insomma i miei social sono facilmente raggiungibili. Io vi mando un bacione ragazzi, noi ci vediamo domani alle ore 18, come sempre vi saluto e, e vi ringrazio comunque per il supporto e per la presenza un bacione ragazzi, a domani mi raccomando, entrate perlomeno sul Telegram così rimanete aggiornati nel live Walter, benvenuto, siamo in chiusura comunque le do il benvenuto, ci vediamo domani ragazzuoli, ciao, ciao un bacione, ciao